Buon pomeriggio signori, benvenuti l'altra domenica su Telepordenone. È finito Sanremo, è finito San Valentino, ma noi Sì, siamo ancora qua, vero? siamo Belli, freschi. come. Oh, siamo zitti. Buon Belli e pomeriggio, freschi, sono soprattutto d'accordo. freschi. No, oggi fa anche caldo qua dentro, porca miseria. Oggi sto bene, Ecco, io ho un caldo con finalmente. la giacca tra un po'. È che non posso togliermi la giacca, se no faccio sfigurare i modelli che abbiamo qua, perché col fisico che ho, lo sai, no? Che Lo insomma, so, no, ecco. non farlo. Allora, buon pomeriggio a tutti. Ennesima puntata dell'altra domenica in questo. Oggi poi è San Faustino, no? Giustamente. Ai, la nostra festa, Festeggiamo? non quella di Eleonora Mazzari, nuova, nuova no, perché insomma non sei proprio di primo pelo, comunque nuova Usate in buone collaboratrice. condizioni. Usate in buone condizioni, benissimo. Naturalmente salutiamo Maurizio alla telecamera e in regia Gemma, che tra poco sentiremo, e Enrico. O dunque, parliamo subito di Pordenone, perché poco prima che noi andassimo in onda, il Pordenone è andato in vantaggio col Torres per 1-0 e dunque gol di McCann, mi sembra intorno al 75esimo, 74esimo, quindi partita assolutamente doverosamente da vincere per il Pordenone. I ragazzi la stanno portando a casa, seppur con qualche difficoltà. Dovremmo cominciare subito con un collegamento proprio dallo stadio Bottecchia, dove abbiamo ben due inviati, dei quali nessuno ci risponde. Questo è bellissimo, ma d'altra parte stanno vivendo la partita. E ripeto, il Pordenone con Denis McCann, segna sempre lui, tra parentesi, ha segnato pochissimi istanti fa, e quindi sicuramente, io sto vedendo in streaming naturalmente su sporttube.tv, che potete vedere anche voi, sto vedendo la partita sul mio monitor. E insomma c'è abbastanza festa. Allora io direi, mentre aspettiamo il collegamento con lo stadio Bottecchia o con l'avvocato Mazzarella, nostro opinionista, o con Moreno Burlina del Pordenone Fan Club Caffè Nogaredo, c'è Eccoci qua, Gemma, stavano ecco. festeggiando, scusami, Stanno il gol festeggiando? del Pordenone. Con chi C'è il nostro siamo? avvocato Maurizio Mazzarella. Allora, Maurizio, buon pomeriggio e ben trovato di Ciao, nuovo l'altra ciao, domenica. Segna sempre lui, dicevo. sì, partita difficilissima con la Torres, che è una squadra arcigna, sta onorando il calcio perché è quasi salva, ma sta facendo una partita come se fosse la finale di Coppa Campione, nel senso che sta lottando su ogni pallone. Grande gol di Dennis di testa, grandissimo gol, è andato sopra tutti, ha portato in vantaggio il Pordenone. È chiaro che quando sbagli un gol, loro ne hanno sbagliato uno uguale Sì. Ecco, dall'altra parte, gol sbagliato, gol fatto da questa parte, la legge del calcio. siccome sentivamo poco, se ci puoi ripetere per cortesia, è una partita equilibrata fino a questo È una punto o. partita Sì. equilibratissima, equilibratissima e combattuta da ogni parte del campo. È una partita anche dura perché ci sono stati scontri anche di una certa cattiveria forse tra i giocatori. Però fino adesso, insomma, diciamo che l'arbitro è riuscito a tenere in mano la partita. Grande gol, grandissimo gol di Dennis di testa, è andato sopra tutti e lui di testa è fortissimo Sì. e ha siglato per il Pordenone portando la squadra in vantaggio. Adesso vediamo la reazione del Torres, se ci sarà. È chiaro che oggi i 3 punti sono determinanti Direi per la corsa fondamentali, no? salvezza. Fondamentali Sì, come si parlava fondamentali. stamattina, sì. Esatto, anche perché se il Pordenone vince oggi è facile anche che possa andare a vincere a Giana, Sì. perché poi sulla scorta di questo risultato fra 3 giorni potrebbe. Il Giana è molto più scarso della Torre e quindi io penso che mercoledì possa fare risultato anche. Diventa difficile la terza partita a Cremona perché Sì. il Pordenone la giocherà di sabato, dopo 3 giorni, in 6 giorni 3 partite, non so. C'è la terza partita, la squadra riuscirà a fare una prestazione di rilievo. Comunque oggi ha combattuto tutti quanti, meritano tutti più della sufficienza perché non hanno mai mollato e quindi quando il giocatore dà tutto non puoi dire niente. E Certo. loro anche loro hanno combattuto su ogni palla. Non ci sono stati gol fino al gol di McCann, però insomma una partita sempre viva, combattuta fra 2 squadre. Benissimo, allora Maurizio, noi ci sentiamo a fine partita così ci fai Ok, un commento finale. Grazie, ok, grazie. buono, ciao. Grazie all'avvocato Mazzarella, naturalmente uno dei nostri opinionisti, anzi l'opinionista di punta per quanto riguarda il nostro programma. Allora Eva, vediamo i bellissimi ospiti che ci sono questo pomeriggio, in particolare uno che io ringrazio in anticipo perché siamo riusciti ad invitare, grazie a un amico comune che è Di Fabris, che ringrazio e saluto, tanto lui allo Stadio Friuli, ma io comunque ringrazio e saluto.
Sandro Cecchini. Sandro Cecchini. Buon pomeriggio Sandro e benvenuto con noi, da noi. Sandro Cecchini chi è, Eva? Osservatore dell'Atalanta ed Ajax. E Ajax, perché Ajax. Siamo in Natale, si dovrebbe dire Ajax, no? Perché è inglese. Allora, Sandro, come... Scusate, abbiamo tanto tempo per parlare, ma come sei riuscito ad entrare come osservatore sia nell'Atalanta ma soprattutto nell'Ajax, che insomma sappiamo che in Europa è una delle squadre, soprattutto nei settori giovanili, più forti in assoluto, no? Una storia, intanto buon pomeriggio, grazie dell'invito. Grazie a te di essere venuto. Una storia un po' particolare, un po' strana, i casi della vita, come succede, i vari incontri, no? Che hanno tutte le persone. Sono stato a un convegno a Padova, in cui era protagonista l'Ajax, in una serata per i tecnici, a fine serata mi sono preso e ho scavalcato a Transena, sono andato a presentarmi come semplice allenatore, curioso, sì, eccetera, e lì, da lì è nata poi tutta questa serie di per farla breve, no? Sì, sì, siamo, sì, conosciuti, sì, presentati, ci siamo capiti, eravamo sulla stessa linea d'onda, sono stato invitato ad Amsterdam e quindi poi abbiamo fatto insieme un cammino e stiamo, beh, ancora... Beh, è un piacere che un friulano non riesca ad arrivare a certi livelli, perché a parte il nostro Riedo Braida, che addirittura adesso è direttore sportivo del Barcellona, no? Diventato, non sono tantissimi friulani che riescono ad arrivare a certi livelli, no? No, però ci sono delle persone brave. Sì, questo non c'è dubbio, però... Manca un pizzico di fortuna, un'occasione per poter, certo, fare questo. L'Atalanta uguale, per caso, in un'amichevole che ho organizzato per una squadra qua friulana, con i parietà giovanili dell'Atalanta, abbiamo un po' discusso di cosa faccio e cosa non faccio e mi hanno chiesto se c'era una possibilità di collaborare. Certo. Beh, proprio una bella storia. Sembra semplice, però è quasi semplice. È così, sì. No, veramente sono i casi della vita, degli incontri. Certo, certo. Allora, naturalmente abbiamo tanto tempo per parlare di te, tu ti abbiamo chiamato anche per commentarci in diretta, ovviamente, Udinese-Lazio che comincerà alle 15. Nel frattempo c'è, cara Eleonora, il famoso match, anzi il lunch match, questa bruttissima parola inglese che significa la partita di pranzo, di mezzogiorno. E il Milan sta pareggiando in casa con l'Empoli per 1-1. E hanno appena espulso il portiere Lopez, infatti è entrato Abbiati al posto di Destro, che, ecco, è autore del gol del Milan. Del Milan. Mentre il pareggio, parlavo prima con Sandro, l'ha segnato un giovane di studi, tal Maccarone, che nonostante un'età non proprio giovanissima, no, continua a buttarla dentro, ha fatto anche, tra parentesi, un bel gol, anche se il Milan, insomma, la difesa è un po' imbarazzante sul gol di Maccarone, l'unica azione che io ho visto ovviamente fino a qua, perché io sono diviso tra parlare, guardare il Pordenone da una parte, c'è il Milan davanti, soprattutto c'è Gemma col microfono, sì, e questo sì, è il mio grosso problema. Prego, sì, Gemma. No, voglio dire, sei distratto dalle bellezze, di la verità. Sì, assolutamente. No, ecco, devo dire la verità, che il fatto di avere Sandro mi ha un po' emozionato, no? Perché non è facile riuscire ad avere una domenica pomeriggio un ospite di questo livello, visto che comunque il suo mestiere è andare proprio a vedere i giocatori di calcio e la domenica pomeriggio siete impegnati, invece per questo sono un po' quindi emozionato. Quindi oggi le donne non le guardi neanche. Ma sai che io... Tanto andiamo avanti. Chi è... di più. Senti. Sì, allora abbiamo il primo collegamento con il nostro Giorgio Pignat, che sta seguendo la partita del Tamai. Sì, che deve ancora cominciare, perché sì, comincia alle 14.30. Ma lui la segue già da prima, anche allora, negli spogliatoi, penso, no? Abbiamo Giorgio in linea, buon pomeriggio Giorgio! Buon pomeriggio a tutti voi. Allora, anzitutto voglio farti una domanda e chiederti come sta il mio amico Stefano De Agostini, perché insomma ultimamente, no, ci sta facendo brutti scherzetti, cosa dici? Qui così per gli spogliatoi come solito, speriamo che tenga botta oggi almeno. Sì, perché sono anche stupidi di vederlo, no? Dentro e fuori i pronto soccorsi, sì. Tocca. Caro. Giorgio, tu che vivi vicino alla società ovviamente, ma sei saputo di perché succede oramai, perché succede adesso tanto spesso, ma a volte ogni tanto, no? Sappiamo sì, che lui è un po' apprensivo, sente un po' troppo la partita e quindi ogni tanto ha dei cali, ecco, sì. Vediamo oggi cosa dirà il campo, perché lui, sì, è sempre in tensione già prima della partita, figurarsi durante. Certo. Allora, una partita molto importante, no? Se la regia ci fa vedere cortesemente la classifica, perché il Tamai, vabbè, nessuno chiedeva niente a voi domenica scorsa, no? A Padova era abbastanza difficile, no? A fare risultato, diciamo, dai. Ecco, però oggi, voglio dire, noi stiamo guardando la classifica, Tamai ha 29 punti, incontrate Legnago che ha 22 ed è la prima squadra in questo momento coinvolta nell'eventuale gioco dei play-out.
una vittoria, esatto, una vittoria di quest'oggi vi consentirebbe, diciamo, di passare più di qualche settimana abbastanza tranquilli, andando a 32 punti. Eh beh, certamente, saremo sempre lì attaccati al treno dei playoff, però cioè, il nostro primo obiettivo è sempre la salvezza. Certo. Speriamo di arrivarci al più presto senza passare per il play-out, ecco. Beh, ovviamente, ovviamente. Bene, Giorgio, novità sulla, formazione rispetto a domenica scorsa? Sì, beh, diciamo che la formazione è quasi la stessa di domenica scorsa, a parte un lieve affaticamento muscolare per il giovane Pavan, se no per il resto abbiamo ancora Peresson ancora ai box perché ha ancora questo strappo muscolare, e se no la formazione è sempre quella. Quelli abbiamo, con quelli dobbiamo fare. Esatto, perfetto. Benissimo, sì. Giorgio, ti ringrazio di questo primo collegamento. Naturalmente ci metteremo subito in contatto reciprocamente dal 14.30. Volevo ricordarvi che da mercoledì comincerà la festa dell'Arenga qui a Tamai, sì. Quindi vi aspettiamo numerosi anche voi. Che importantissima, ecco. Ma ne parliamo nei prossimi collegamenti e io sicuramente verrò a fare un salto. Grazie. Perché, grazie a Giorgio. Arrivederci, buona partita. Che tra parentesi, grazie Giorgio. Tra parentesi, a Tamai hanno questa lì del campo, c'è cioè questa organizzazione pazzesca dove fanno queste feste. Adesso c'è la sagra dell'Arenga, ma d'estate fanno una bellissima sagra che è veramente un festone incredibile. E tu sei sempre molto incuriosito e vai a vedere. Sì, soprattutto la Gemma, perché la Gemma... Io che sono vegetariana proprio, sì, ma no, posto. Ma tu abiti lì, per quello dicevo, sì, sei attaccata. Ma io non serve neanche che ci vada, perché i fuochi li vedo da casa mia, ecco, quindi... perfetto. Ecco, abbiamo un altro collegamento che in realtà sarebbe stato il primo, che tu sai, ormai è un'abitudine, una consuetudine, porta bene, ma non ha sentito il telefono. Il nostro Maurizio Mazzone per il Fontana Fredda. E allora buon pomeriggio Maurizio, Fontana Fredda Clodiense. Che cosa succede questo pomeriggio a Fontana Fredda, Maurizio? Questo pomeriggio tanto succede che piove e dobbiamo ancora iniziare la partita. Sì. Poi speriamo di fare un risultato positivo. Certo. È una partita importante, no? Perché nell'eventualità di una vittoria dopo la battuta d'arresto, come esattamente parlavamo prima con Giorgio Pignà del Tamai, vi porterebbe coi tre punti in più a, diciamo, essere ancora un po' più distanti dalla zona, tra virgolette, pericolosa, no? Bravissimo, bravissimo. Ci permetterebbe veramente di dormire sonni, non direi tranquilli, ma quasi tranquilli, insomma, in vista del proseguire del campionato. Certo, qualche novità nella formazione di questo pomeriggio del Fontana Fredda? Purtroppo noi dovremo partire le tre squalifiche prese domenica a Belluno, dei tre fan prodigio che hanno preso la squalifica, però rientrano i due che erano squalificati prima, D'Arvento e Tonizzo, quindi diciamo che in linea di massima giochiamo con i soliti 5 fuori quota dal primo minuto, insomma. Ecco. Certo. Benissimo, Maurizio, intanto ti ringrazio, naturalmente linea aperta per tutti gli aggiornamenti a partire dalle 14.30 per Fontana Fredda Clodiense. Grazie Maurizio. Va bene. Grazie mille. Allora, tra tanti collegamenti, vediamo chi sono gli altri ospiti, certo. Perché oggi vogliamo esaurire subito i collegamenti in maniera che dopo abbiamo forse più tempo per parlare con tutti. Prego. Passiamo al nostro gruppo musicale. Stavo per dirti, prego Gemma, Dio. Gemma. Sono Gemma. Sempre nei tuoi pensieri. Vediamo della Gemma. Cioè, vabbè, dai, mi è andata bene questa Morgana, volta. No? Sì, questa volta mi è andata bene. Sì, almeno ti ha scambiato per una di noi piuttosto che sbagli il nome. Esatto, come succede? Esatto. Allora, passiamo al nostro gruppo musicale d'oggi. Enrico Maria Milanesi, musicista e chitarrista. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, Enrico, grazie di essere venuto. Giulia Daici, cantautrice, musicista e chitarrista. Buon grazie pomeriggio. A Giulia, naturalmente. E Simone Rizzi, percussionista e produttore artistico. Grazie, Simone, naturalmente, di essere venute. Gemma, c'è qualcosa? Certo, c'è il nostro Piero Antonio Stella che ci parlerà della partita della Sacilese. Ecco, che tu naturalmente sai benissimo dove si svolge, no? Perché l'Union Pro, buon pomeriggio da Piero Antonio Stella, l'Union Pro è della città di... Pro. Mogliano. Di Pro, no, di Union. Piero Antonio, giocate a Union, dove fanno la birra? La Union? No. No, a Mogliano, naturalmente. Oggi siamo a Mogliano, buongiorno a te, ovviamente... ai tutti i tuoi ospiti e ai tuoi telespettatori, trasferta sicuramente difficile quella sulla carta che attende oggi la Sacilese sul campo appunto dell'Union Pro, un Union Pro che finora nel girone di ritorno in casa ha sempre vinto e tra le sue vittime può addirittura annoverare il Padova, sconfitto proprio qua alla prima giornata di ritorno. Per cui insomma si preannuncia, ecco, sicuramente un pomeriggio in cui la Sacilese dovrà metterci la massima attenzione, ma è anche vero che la squadra di Zironelli è ovviamente galvanizzata dal successo sull'Alto Vicentino
di domenica scorsa, che sicuramente ha trasmesso ulteriore fiducia nei propri mezzi ai ragazzi, ai biancorossi, che scusa, nonostante qualche assenza di troppo, anche se oggi mancherà Boscolo Papo, che è in panchina probabilmente solo pro forma, non ce l'ha fatta recuperare Biasi Manolà, che ecco, si rivedrà in Bip in difesa, molto positivo domenica scorsa con l'Alto Vicentino, così come il giovane Stiso schierato a metà campo al fianco di Capitano Pavretta. A questo punto, se voi siete d'accordo, io andrei a elencare velocemente le formazioni. Ti interrompo solo un attimo per dare una bella notizia per gli amici di Pordenone. Pordenone ha raddoppiato, quindi Pordenone 2, Torres 0, quando mancano oramai, siamo già nei minuti di recupero, siamo al 92esimo, quindi partita messa, portata a casa per il Pordenone. E finalmente un bel risultato per appunto gli amici tantissimi che ci seguono, tifosi del Pordenone Calcio. A te Pierantonio. Sì, niente, per cui velocemente ti do le formazioni. Un Pro che si schiera con Noè, Alvise, Nobile, Furlan, Busetto e Zanette, due ex, questi due, Niero, Visinoni, Serena, Andrea Nobile, Gabriele Comin e Appia, mentre appunto ripeto rispondendo alla Sacilese con formazione annunciata, Favore in porta, i tre dietro saranno in Buff, Baggio, che rientra da un turno di squalifica e gioca nonostante un leggero attacco influenzale avuto proprio in questi giorni, al loro fianco Manucci, a centrocampo da destra, Traviari, Favrette, Stiso e Beccia, davanti il tridente ormai solito, quello composto da Spagnoli, Sottovia e Beccaro. Ovviamente ci sentiremo per i prossimi aggiornamenti quando la partita inizierà, manca circa 5 minuti. 5 minuti, esatto. Grazie mille a Pierantonio Stella per appunto Union Pro Sacilese. Allora, vediamo gli altri ospiti che poi dobbiamo assolutamente finita sì. Milano, 1-1 Milan-Empoli, sì. Gol di destro al 40esimo, pareggio di Maccarone al 68esimo. Maccarone, mio temaglio. I modelli. È ora di pranzo. Aspetta, Gemma, adesso prepariamoci. Allora, mi rompi sempre le scatole che non porto maschi, guarda chi c'è oggi. Ma hai portato Neck, scusa, perché mi sembra di vederlo. Neck da giovane, è vero. No, è vero che ha un che di Neck. È arrivato da Sanremo velocissimo. Sì, ma infatti prima mi sono girata, non è arrivato presto lui, mi sono girata e ho detto, ma l'ospite d'onore è arrivato oggi. Dopo canta insieme ai nostri amici. Dopo lo mettiamo alla prova. Sì, dai. Allora, Sara Dalmas, modella. Buon pomeriggio Sara, grazie di essere venuta. Zara Cousin, giusto? Cousin. No, anche io l'ho chiamata. Ah, Cousin? Cousin. No, scusa, Cousin o Cousin? Cousin. Cousin, accendo su lei. Esatto. Va bene, ho sbagliato anche oggi. Vabbè. Nicola Beltrame, modella. Detto grazie. Neck, buon pomeriggio, grazie. Alias Neck. Ma nessuno ti ha mai detto che assomiglia a Neck? No. Gemma? Prima volta. Non gliel'ha mai detto nessuno. E ma cosa vuoi, Neck è un cantante delle donne dai 40 in su, voglio dire. Ma dai, lo ascolto anch'io, Neck. Beh, ma tu mentalmente sei. Ecco, andiamo avanti. E poi Elena Mauro, interprete, traduttrice e modella. Ecco, è bella, tra parentesi. È bella, brava. Brava. È finita Pordenone, Pordenone porta a casa il 2-0 col Torres. Bravi ragazzi, tra poco naturalmente commenti tecnici direttamente dallo stadio Bottecchia. E finiamo con Monini Iego, modello anche lui. Buon pomeriggio. Posso fare una domanda da ignorante? Qual è il tuo nome dei due? Momini è il mio nome. Momini è il tuo nome. E da dove arriva? Da dove? Sono di origine, Burkina Faso. Ecco. Ha qualche significato Momini come nome? Sì, è un servitore di Allah. Non sinonimo di Allah, ho sentito bene? Okay. Di Allah. Bellissimo, perché è bello sapere anche queste cose, queste notizie così, no? Ecco, io vado Gemma lì, cosa succede? Beh, cosa succede? Hai parlato del Pordenone, c'è il nostro avvocato, no? È finita, ha segnato due gol e bisogna parlarne. È una grande festa al Bottecchia, avvocato. Sì, 2-0, gol di Simoncelli, in contropiede, il portiere era quasi a metà campo, l'ha superato e poi a porta vuota ha fatto gol da una trentina di metri circa. Sì. La Tolle stava cercando di recuperare, come spesso succede. Tutti avanti, gol in contropiede, 2-0, finita partita, tutti contenti a casa. Bene, quindi diciamo che... Bene, io direi che oggi era, come ti dicevo prima, determinante con la vittoria. Penso che mercoledì abbiano grandi possibilità di vincere anche a Gecolgiana, che è più scarso della Torres. Sì. Gecolgiana, io lo do come una delle possibili squadre che possono appunto retrocedere.
E quindi sarà una battaglia, però il Pordenone può fare il risultato. Sì, anche perché la terza partita sarà la più difficile con la Cremonese di sabato, sì, perché gli altri naturalmente avranno qualche forza in più da spendere durante la partita e quindi gli ultimi 20 minuti magari la squadra potrà andare in difficoltà. Certo. Questa è la disamina che io avevo detto, Torres e Gianna 6 punti, perché se vuoi salvarti devi portare a casa 6 punti da queste due partite. 3 sono già in cascina, adesso aspettiamo mercoledì. Sì, anche perché nonostante la vittoria di oggi il Pordenone resta comunque ultimo in classifica, sì, a un punto. Sì, beh, sì. Avevo immaginato anche questo, per questo dicevo ci vogliono 6 punti, perché andando a battere il Giana scavalchi la Pro Patria e non sei più ultimo, perché ricordiamoci che mercoledì gioca solo il Pordenone, perché è un recupero. È un recupero, esatto. Pordenone è una partita in meno. In meno, è un punto, sì, in sì, c'è da dire questo, sì. Perfetto, se grazie. Se la Giana rimedia un attimo il campionato, nel senso che anche psicologicamente lascia la mia ex squadra Pro Patria ultima. Ecco, la tua ex squadra, è vero. Se invece perde, resta sempre una mia ex squadra ultima, e cioè il Pordenone. Sempre quella, Hai giocato più o meno in tutte queste squadre. Va bene, grazie sì. Maurizio, naturalmente buona domenica. Buona grazie. Domenica a tutti. Ciao, allora, ciao, naturalmente ciao. Una bella domenica appunto per gli amici del Pordenone, finalmente una gioia, anche se devo dire la verità che la squadra di Rossito ultimamente, da quando è arrivato Rossito, Fabio ha messo il suo carattere in campo, il carattere del grande centrocampista, già Udinese, Napoli e Fiorentina. Gemma? Sì, volevo fare un saluto particolare a Antonello Gherardi, quello che doveva essere il nostro inviato per la partita della Triestina, che però è a casa con l'influenza. Io chiamerei in causa Marco, il fan di Sara, no? Marco, sì, che lui segue sempre la Triestina, ma segue anche noi. Abbiamo della serie D, non abbiamo il collegamento con lo stadio. Certo, non abbiamo il collegamento, vabbè, però lui è sempre così sì, bello attivo. E poi è arrivato anche un messaggio che dice: Eva, hai seguito il consiglio dei capelli legati? Gatti, sei stupenda. Firmato G, non di Gemma in questo caso, ma di Gianluca. Gianluca è quello che ti è venuto a prendere ieri sera? No, non mi è venuto. Non lo so, pensavo io così. Va bene, io direi che facciamo la prima parte. No, facciamo che dobbiamo lanciare il gioco ancora. Perché okay, col fatto del Pordenone, appunto, del lunch time anche al Pordenone, ci siamo un po' complicati la vita. Allora, vediamo il gioco di questo pomeriggio. Allora, oggi prendiamo in considerazione le seguenti partite. Il gioco si chiama 1x2. Udinese-Lazio. Sì, il gioco 1x2 va bene. Sì. Udinese-Lazio e Torino-Cagliari. Esatto. Bisogna cercare di indovinare i risultati di queste partite, sì, e vi portereste a casa 6 bottiglie, sì, 3 di Tokai e 3 di Merlot ad etichetta Pascià. Esatto, che le vedete naturalmente qua davanti a noi. Allora, io so che Elena Mauro è assolutamente un'esperta di calcio, visto che poi è qua sotto di me. Allora, vediamo il tuo pronostico. Udinese-Lazio, 1x o 2? Oddio. Sai che rischi tantissimo questo studio, attenzione. Siamo su X. Ce la giochiamo così. Vabbè, Udinese X, vabbè. Sandro, io mi segno, prendo Udinese, nota. Udinese Lazio X, dai. Sandro, Udinese Lazio in Friuli deve a prescindere uno. Ma chiaro. O magari si perde, no? Però a prescindere Udinese. Ma deve lei è bisiacca. Speranza quella. Sì, vabbè, bisiacca, ma anche se lei è bisiacca, vuol dire. È ospite qua, quindi. È ospite qua, quindi si deve adeguare, no? No, a parte che anche il vestito, guarda che tra un po' te lo togli, perché ha il colore simile alla maglia della Lazio, attenzione questo azzurrino qua. E poi invece per quanto riguarda Torino-Cagliari, beh, lì è abbastanza semplice direi oggi, ma anche no forse, no? Partita strana Torino-Cagliari. Più possibilità, esatto, quindi diresti uno. Sì, perché il Torino è vero che arriva da 4 vittorie consecutive, ma c'è anche il Cagliari con il nuovo allenatore, gli inserimenti di Berchi, c'è altri giocatori, che non è proprio così. No, entusiasmo, ha portato qualcosa di nuovo, poi è sardo, ci tiene. Sì. Ci tiene a... Poi c'è anche una questione di statistica, no? Quando comincia a vincere, poi continuare a vincerle, non è semplicissimo, no Sandro? Cioè, ne hai vinti 4 di fila, è dura vincere anche la quinta, no? Prima o dopo cadi. Prima o dopo cadi. Prima o dopo sì, cadi, o comunque sì, non riesci a inanellare, anche se Ventura ha dato un grande gioco al Torino degli ultimi tempi, no? Partito malissimo, però dopo ha trovato la soluzione in attacco con Martinez e Quagliarello, ovviamente, e questi due sta facendo lì. È una persona che sa stimolare i ragazzi. Sì, grande tecnico, devo dire, no? Sì. Lui. Soprattutto molto stimato, molto stimato. Bene, allora, prima di sentire i nostri amici il primo pezzo, io direi, andiamo direttamente in pubblicità, facciamo la prima fase pubblicitaria perché sennò arriviamo tardi, e poi quando rientriamo, ferma lì, non cantiamo adesso, cantiamo dopo quando rientriamo. Intanto pubblicità, ci vediamo tra poco, forse.
Anno nuovo, elettrodomestici nuovi. Wich Make It Outlet. Tutti gli elettrodomestici e le cucine a prezzi shock. Un esempio? Asciugatrice Smeg top di gamma, classe A++, inverter 8 kg a 599 euro invece che 799 euro. E tante altre offerte shock. Solo da Wich Make It Outlet. Dovunque tu sia, un Pascià c'è. Pascià a Pordenone in via Galilei. Venite a provare la nostra pizza. Un impasto unico, prodotti di altissima qualità per una varietà di pizze incredibili. Una sala fumatori dove potrete anche mangiare. E tutte le partite in diretta su diversi megaschermi. Pascià a Zano Decimo. Giovane, divertente, allegro. Ogni domenica sera l'aperitivo lungo. Pascià San Vito al Tagliamento. Per vivere splendide serate con i DJ più e le migliori band. Pascià Casarsa. Con tutte le partite in diretta sui mega schermi e poi tutti i servizi, una splendida sala slot con le ultime VLT e i giochi più recenti e ottime specialità da gustare in compagnia, perché dovunque tu sia, un Pascià c'è. Ogni scherzo vale, ma solo a carnevale e solo alla plastica. La plastica, tutto per il carnevale. Costumi, costumi, costumi. In vendita per i bimbi e a noleggio per gli adulti. E poi tutti gli scherzi, i trucchi, le parrucche, i cappelli e tantissime novità per il vostro carnevale più divertente. La plastica, a San Vito al Tagliamento. La soluzione ideale per la ristorazione nella tua azienda. Al Buon Gustaio, servizio di pasti mensa giornalieri, sempre freschissimi, direttamente nella vostra azienda. Il servizio di coffee break, di lunch buffet per le riunioni o i meeting aziendali. E poi servizio buffet e catering per qualsiasi occasione o manifestazione. Al Buon Gustaio. Ora sei qui, parte di me. La mia vita adesso sarà più bella. Perché io non sarò più solo. Il giorno più importante. Paolo Miotto. Stile italiano. La cerimonia. Lo sposo. Gli invitati. Tante proposte per il tuo giorno più importante. Il tuo matrimonio. La ricercatezza e l'esclusività per il tuo total look nel giorno più importante. Paolo Miotto. Stile italiano. Il tuo abito da sposo. The feeling that I wanna feel. Oh, you got the feeling that I know is real, real, real. È la cerveseria! Squisite specialità, tanti tipi di birra per i gusti più esigenti. La cerveseria! Eccoci, ben ritornati l'altra domenica. Intanto Leonora Mazzali ha fatto la sua prima merenda. Sì, l'abbiamo controllata. Comincia presto. Scusa.
scusa, abbiamo ancora tutto il pomeriggio. Era un omaggio a Ferrero. Ecco. Ricordare un benefattore dell'umanità? Ecco, cioè, soprattutto per voi donne, non l'inventore della Nutella. Oggi è San Faustino. San Faustino, i singoli devono farlo con la Nutella. Tu sei esclusa. Perché tu hai quella. Sì, ma io sono solidale. Ah, tu sei solidale. Ogni scusa è buona, eh? Certo. Con la Mazzari ogni scusa è scusa buona. Scusa e guai non manca mai. Allora, se venisse, sono cominciate tutte le partite. Dopo 7 minuti è tutto sullo 0-0. Ricordiamo che l'eccellenza, naturalmente, del Friuli Venezia Giulia comincia alle 15, mentre la Serie D comincia alle 14:30. Allora, prima di tornare a fare il gioco, cioè a far vedere il gioco per gli amici a casa che giochino con noi, vediamo quello che è la 23esima giornata della Serie A, le partite di oggi pomeriggio, perché si è cominciato ieri pomeriggio. Ieri con Sassuolo Fiorentina che è finita 1-3. Poi si è giocato anche Palermo Napoli, finita 3-1. E adesso è appena finita Milan-Empoli, finita 1-1. Esatto. Le partite di oggi pomeriggio saranno Atalanta-Inter, Genoa-Verona, Roma-Parma, Torino-Cagliari e Udinese-Lazio. Alle 18 si giocherà Chievo-Sampdoria e si finisce alle 20:45 con Cesena-Juventus. Ecco. Però già finisce oggi. Poi vedremo invece il calendario della Lega Pro, che è cominciata la prima partita di questa, anche in Lega Pro, siamo alla 25esima giornata, mi sembra, poi vedremo. Si è cominciato venerdì sera e si finisce addirittura domani sera. Cioè, mille partite di un campionato Lega Pro che, insomma, io non ho mai capito questo sistema di spalmare le partite in tutti questi giorni, anche perché poi andiamo a vedere i numeri dei contatti di SportTube, il sito dal quale potete vedere in diretta tutte le partite di Lega Pro, non è che facciano questi ascolti folli come contatti, no? E poi però realtà piccole come a Pordenone si costringe la gente ad andare allo stadio a mezzogiorno e mezza, poi ci si lamenta che gli stadi sono vuoti, no, vabbè, ma questi sono pensieri miei assolutamente. Allora, torniamo a vedere del gioco per far giocare gli amici a casa, le partite di questo pomeriggio per portarsi a casa le 6 bottiglie di vino del Pascià. Le partite d'oggi sono, ripetiamo, Udinese-Lazio e Torino-Cagliari, sì. E vi portate a casa, se indovinate i risultati, 6 bottiglie ad etichetta Pascià, 3 di Tokaj e 3 di Merlot. Esatto, più tardi come al solito io me ne vado a Casarsa dalla mia chiaretta, così vi facciamo vedere anche le quote delle due partite. Le quote non sono particolarmente interessanti, a parte Udinese-Lazio, che non voglio svelarvi niente, esatto. Naturalmente poi le sentirete. Adesso il primo momento musicale, e allora è il grande piacere che c'è Enrico, Maria, Giulia e Simone. Cosa ci fate? Allora, cominciamo con un pezzo che ho scritto io. Benissimo. E siccome io scrivo sia canzoni in italiano sia in lingua friulana, sì. Cominciamo anche come un inno un po' al Friuli Venezia Giulia, cantiamo una canzone in friulano. Benissimo. Che si chiama L'Idris di Armonie, vuol dire Radici di Armonia. Benissimo, prego. Thank you.
bravi. Adesso Gemma ci traduce tutta la canzone. No, volevo Gemma dire che friulana. Parlavo con Enrico, ho detto io non sto capendo niente, però mi piace molto la canzone, molto, molto bella. Se volete vi dico la canzone, esatto. Parla un po' della musicalità che c'è in natura, dove magari spesso noi diciamo, noi esseri umani, c'è troppo freddo, fa troppo caldo, piove troppo, e invece secondo me tutto nella natura ha un senso e tutto quello che succede è musica. Questo è sì, solo per me, sai che non so il friulano, perché loro lo capiscono verso tutti. Grazie, molto bella. Non è facilissimo. No, non è facilissimo. Senti, voglio ringraziare Marco, perché ha subito ascoltato il mio appello, il nostro Marco, il Marco di Sara, possiamo chiamarlo così, che ci informa Rocco al 14esimo, Triestina 1, Belluno 0. Ah, grazie ecco. Marco, sei molto carino. E poi abbiamo un altro collegamento, adesso c'è il nostro immancabile mister Terzo Tempo, che ci parlerà della partita UFM Monfalcone Torre, ovvero Roby Visentin. E quindi cominciamo, apriamo anche la pagina dell'eccellenza, mentre in Serie D e anche il Mori Santo Stefano è andato in vantaggio sul Tro per 1-0 proprio al primo minuto. E allora invece noi ce ne andiamo a Monfalcone per questa sfida Monfalcone Torre. E allora Roby, cosa state preparando lì al chiosco? Allora, oggi siamo un po' come i profughi che vengono. Purtroppo si è rotto praticamente con la bora della scorsa settimana, si sono rotti tutti i chioschi dei due campi. Tutti ecco, volato. Sì, quindi oggi torniamo al vecchio sistema dei panini già pronti. Che peccato. Purtroppo così, perché sono veramente. Cioè, quello del Cosuli c'è volato completamente, quello del comunale qua di Via Boito si è accartocciato su se stesso praticamente, quindi certo. inutilizzabili. E allora niente, succede per una volta così, dopo ci prepareremo per il prossimo Tour de Force di febbraio-marzo con tutte le partite che avremo in casa, tra l'altro anche quella importante con i Cialimuzzane, esatto. Quindi saremo pronti per quella volta sicuramente. Dunque oggi dovrebbe continuare, no? Torre permettendo, se magari adesso non, tra poco vedremo che la classifica, dovrebbe continuare diciamo questa marcia abbastanza travolgente del Monfalcone. Ricordiamo che in 21 giornate, oggi è la 21esima, quindi in 20 giornate avete 50 punti, voglio dire, sì. Proprio non ce n'è per nessuno, no? Beh, ce n'è per il Cialin, che ci segue a due punti di distanza. Sarà molto interessante lo scontro diretto, no? Non dico che sarà decisivo, ma comunque diciamo una buona parte del campionato si giocherà in quella partita. Certo. Perché niente, è logico che dopo ci può anche stare qualche partita che nasce male, che finisce peggio, però speriamo non capiti a noi, casomai che capiti a loro. Cioè, ovviamente. Sono estremamente sportivo, no? Sei di parte, d'altra parte, sì, fai parte della società del Monfalcone. Fanno la stessa cosa anche loro, naturalmente. Assolutamente. Niente, noi oggi speriamo anche nell'aiuto così degli amici di Santa Croce che ci possono dare sicuramente una mano. Naturalmente noi dobbiamo fare il nostro, perché il nostro non ce lo fa nessuno, ecco, assolutamente. Sì. Benissimo, allora naturalmente linee aperte tra 10, 12, 15, 13 minuti almeno dovrebbe cominciare la partita e seguiremo insieme appunto a Roby Visentin questa importante Monfalcone Torre. Grazie Roberto, a più tardi. D'accordo, grazie a voi, a dopo. Nel frattempo ci sono problemi a Mezzo Corona dove scende in campo il bianco sudato di Padova perché la partita non è ancora cominciata. Noi ovviamente non possiamo dirvi che cosa stia succedendo a Mezzo Corona, ridente località Gemma del... Di Corona, ma sta a mezzo, no? Abbiamo detto l'altra metà, volta, sì. Devo sempre ripetermi, GP. Adici, guarda, non è giornata, perché ero abbastanza arrabbiata, perché avevo provato a chiamare Fabio, il nostro amico del Cerlis Buzzane, era staccato, adesso invece mi ha risposto, quindi l'ho perdonato. Era staccato perché mi ha tirato pacco, non mi ha portato al pranzo di San Valentino. Niente pranzo di San Valentino? Quindi festeggio oggi San Faustino che tanto ormai sono forza. Secoli che lo festeggi. Però adesso ha risposto, quindi perdonato. C'è Fabio. Ma forse aveva problemi di linea perché è a Santa Croce oggi, no? Fabio, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Come mai? Allora sì. due cose fondamentali ovviamente. La prima, perché non hai portato Gemma ieri al pranzo di San Valentino? Perché è vegetariana. Ecco, ti è. Aspetta, non so perché non stia rispondendo. Sta facendo cose strane con Enrico. No, sapevo io, guarda, me lo aspettavo. Ha detto che mi portava a mangiare vegetariano. Non ha trovato il ristorante, forse. Bastava anche un picnic in un campo, eh. Oddio, ieri fare il picnic... la verità.
diciamo la verità, pensavo si pagasse alla romana, lei ha detto no, guarda, almeno a San Valentino pagato per tutti e due. Ha svelato gli altarini, vedi? Ecco, vabbè. Seconda cosa, come mai avevi il telefono spento? No, hai detto bene tu prima. Sì, è Santa Croce, una zona particolare di Trieste. Da ridere, sembra preparata, no, ma sul serio ero con la rete slovena e momentaneamente no. Sì, sì, beh, sì. No. Si sa che quelle zone lì di Trieste non sono proprio... Sta di fatto che la Gemma non lo dice mai, mi avevo richiamato io, non è che lei ha richiamato due volte, eh? Ecco Gemma, anche in diretta proprio, ti fa fare le brutte esatto. figure in diretta. No, brutta figura, che fa la signorina, allora lo faccio anch'io, signorina, ecco, insomma. Ho richiamato io. Allora, partita importantissima, parlavamo poco fa proprio con gli amici di Monfalcone per il Charles Muzzane, perché dopo partita che... Partita importantissima, sì. Scendiamo in campo per vincere, ovviamente. Ciò nonostante, io lo dico, anche se dovesse andare male non cambia niente per noi. Eh no, ma attenzione, perché ci hai raccontato che il presidente ha detto e da adesso si vince e basta. Sì, 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 ero in macchina col presidente, difatti mi ha istruito nel dire certe cose, mi ha detto non permetterti mai più di dire una cosa del genere. È bello sempre parlare con voi del Charles Muzzane, è proprio bello. Nel frattempo che siamo secondi, l'anno scorso era un po' meno bello. Sì, l'anno scorso non era proprio questa gran festa in sto periodo. Allora naturalmente linee aperte tra 10 minuti anche per te per seguire, che poi scusami, anche parliamo leggermente di calcio, ce l'avete più dura voi del Monfalcone, no? Col Vesna. Prima perché siete in trasferta, sì, poi perché il Vesna insomma. Sì, il Vesna è stata una delle nostre due, forse tre sconfitte quest'anno, però il campo di Torre io lo conosco, l'ho visto, siamo andati a Torre e adesso io non voglio guffare, quindi non voglio dire niente più niente, però è un campo difficile anche quello, anche se i valori in campo sono un po' differenti, insomma, sulla carta. Sì, sì, sì. Benissimo, bene, allora naturalmente linea aperta a partire dalle 15 e seguiremo anche, grazie a Fabio Campagnol, Vesna, Charles Muzzane. Grazie a Fabio, in Serie D cambiano un po' di risultati, nel frattempo è cominciata a mezzo corona Bianchi Scudato Padova, allora il draw ha pareggiato col Mori Santo Stefano, quindi Mori Santo Stefano draw 1-1, abbiamo saputo dalla Triestina in vantaggio a Rocco, è bello questo fatto, no? Che allo stadio Rocco di Trieste ha segnato Rocco, per me è eccezionale questa cosa, che non sono neanche parenti, tra parentesi, Triestina Belluno 1-0 e l'Union Ripa alla Fenadora è sotto con l'Alto Vicentino 1-0, quindi la squadra del presidentissimo Dalle Rive riprende il cammino dopo gli stop imposti nelle ultime due partite, mentre invece mezzo corona Bianco Scudato di Padova sono sullo 0-0, questo per quanto riguarda la Serie D, come dicevamo l'eccellenza comincia alle ore 15, dunque abbiamo visto i giocatori di Udinese-Lazio negli spogliatoi, cara la mia Eleonora, allora come si presenta questa partita Udinese-Lazio? Allora, è un'interrogazione, aiuto. No, un'interrogazione che tu hai studiato tutta la settimana. Sì, allora, vediamo ero cosa terrorizzata da te, tu devi capire. Neanche all'università studiamo così. Pensa. Comunque è una partita importante perché l'Udinese al Friuli è un po' in difficoltà ultimamente a portare a casa i risultati casalinghi e la Lazio arriva abbastanza arrabbiata, possiamo dire, si può dire incazzata. Si può dire anche incazzata. Sì. Si può dire anche incazzata per le ultime due sconfitte che ha subito, sì. A parere loro, ingiustamente. Poi, diciamo, magari poi vuole... Sono punti di vista, no? Magari vuole anche riscattarsi dalle telefonate del presidente. Sì, ecco, stavo anch'io per entrare su quel discorso lì, no? Ricordiamo che l'Udinese non vince allo Stadio Friuli dal 26 di ottobre, Udinese-Atalanta 2-0, incredibile, eh? Sono tanti mesi. Ecco, adesso vediamo gli spogliatoi. Dunque, subito i commenti tecnici. Negli spogliatoi, Giada, questo è Terò. Com'è Terò? No, sono lì gli spogliatoi, non la vedi? Ma sono ancora vestiti, di solito li fanno vedere nudi. Beh, Terò era comunque... Terò c'ha un succhiotto qua mostruoso, gli hanno fatto sempre, gioca con questo succhiotto qua che si vede anche fuori dalla maglia. Questi sono gli spogliatoi dell'Udinese, qual è il più figo di tutti, Giada? Ma adesso non si vedono. Anche questi registi, no? Ma che facciano vedere quando sono mezzi nudi, non quando hanno già sopra le divise da gioco, no? Elena. Infatti. Cioè, non so, voglio dire, Sì, perché voglio dire, che senso ha? Stramaccioni vestito. Stramaccioni che anche lui è vestito. Perché lui poi è sempre però perfetto. Stramaccioni in giacca e cravatta rende molto meglio che come lo si vede quotidianamente che passa in tutto.
da maglioncino. Beh, lo vedo. Speravo di fare lo scoop. Che meglio così che non in mutande. No. Non lo so, dovrei chiedere a sua moglie, ma. No, perché magari tu che bazzichi per quelle parti lì, no, magari l'avevi anche in tra. Non volevo andare tanto. No, l'ho visto in felpa, con il cappello da folletto, sì. Però. Ecco, invece adesso stiamo vedendo gli spogliatoi della Lazio. Lazio che ricordiamo ha parecchia gente fuori per squalifiche. Per squalifiche, sì. Cana, il capitano Mauri e il portiere Marchetti, che sai che io ai portieri ci tengo particolarmente. Sì, lo so che a te piacciono i portieri. Sì, ma perché ho deciso, visto che mi metti a commentare calcio, sì. Farò, voglio fare nada amico e quindi voglio trovarmi anch'io un portiere. Fuori. Per ora un portiere di calcio a 5. Non vale il portiere di calcio a 5, te l'ho già detto in settimana, non sì, valgono i portieri, perché il calcio a 5, secondo me, è lo sport di chi ha finito di giocare, no Sandro? Chi ha finito di giocare vuol dire in allenamento, non ha più i 100 metri nelle gambe, allora giochi lì, a parte che ti prendi delle legnate mica da ridere, no? Se non sai giocare bene. Esatto. Anche perché il calcio a 5 è molto più tecnico del calcio a 11, ovviamente, no? Veloce, più tecnico, quindi se. E ci si fa malissimo. Tanti miei amici che giocano si sono fatti, non quando giocavano a calcio, ma il calcio a 5 si sono fatti il menisco, il legamento. È un business per. Per ortopedici. Per gli ortopedici, esatto, un business per gli ortopedici. Quindi oggi valuterò Karnesis e Berisha. È un po' giovane Berisha per me. Quanti anni ha? È dell'89, quindi è un po' giovincello, però dai. Ecco, le formazioni, eccole qua. Gioca Vag nell'Udinese. Sì, al posto di Ertò, che non è neanche in panchina, è scappato. Ecco. Di Natale, che oggi batte un record, 407 presenze con la maglia dell'Udinese e supera Bertotto. Ah, grande capitano, ha superato il grande, che erano lui, ricordiamo anche Alessandro Caloris, che saluto, che è sulla nostra concorrente in diretta. Ciao Alessandro, i due grandi capitani di Udine, no? Calori e Bertotto, quelli che hanno fatto insomma la storia proprio ad Udine, perché sono stati tanti anni e hanno fatto parecchie belle prestazioni. Bertotto poi addirittura con l'Udinese era finito in nazionale e non succede molto spesso che un giocatore dell'Udinese finisca in nazionale. Invece purtroppo c'è un ex dell'Udinese che a me fa sempre molto paura nella Lazio. Basta. Che no, a parte basta Candreva. Candreva che anche se Udine non ha avuto quelle grandi no, fortune, Candreva, perché ha giocato spizzichi e bocconi, era sempre in giro, da quest'anno è definitivamente della Lazio. E lui è un giocatore, secondo me, una punta a Sandro atipica, no? È quello difficile da marcare perché parte da lontano, taglia al centro, no? Poi questo ruolo che gli hanno ritagliato fuori anche Pioli e lo mette proprio in evidenza, no? Queste sue doti, queste caratteristiche. Questo è un gran giocatore, non dimentichiamo, che è nel giro nazionale. Sì. E veramente un peccato non vederlo a Udine, perché poteva dare. Che lì non si capisce, no? Perché lui forse ha fatto. È un'incomprensione con. Non so. Con il Marino. Tecnico mi sembra che fosse ai tempi di Marino lui. Sì, esatto. E dopo era rientrato quando c'era mi sembra, il primo anno di Guidolin. Ed è rimasto tre mesi e poi tutte le volte a gennaio l'hanno ceduto. Esatto, probabilmente non c'era fine, non lo so, qualcosa non funzionava tra loro o tra la società, qualche cosa che non sappiamo. Come ad esempio il caso ancora più clamoroso è Quadrado, no? Esattamente. Che è transitato per Udine, è andato a Lecce e poi non è più neanche più tornato a Udine. Esploso a Firenze nella esatto. La sua capacità. E quest'anno è andato, ricordiamo, a gennaio è andato al Chelsea per questi facili 32 mi sembra, no? Da Mourinho, 32 milioni da pagare. Esatto, più bonus e sì, e quant'altro, sì, c'è. Bene, allora siamo in attesa appunto che comincino le partite di Serie A, tutto è pronto, a Udine stanno scendendo in campo, mentre in Serie D è tutto invariato, sono solamente tre risultati variati fino adesso, ovvero sia Triestina Belluno 1-0, Mori Santo Stefano draw 1-1, l'Alto Vicentino sta vincendo con Union Ripa alla Fenadora per 1-0. Questa è la situazione, ricordiamo mancano 3 minuti all'inizio delle partite anche dell'Eccellenza. Ma ad esempio, Giada Cusin, a te piace il calcio? Sì, non è che lo seguo molto. Dallo schifo che hai fatto con la faccia. No, non lo seguo molto. Ho altri interessi, però ho il Moroso che gioca a calcio. Beh, assolutamente, siamo in Friuli, come fai a non avere il Moroso che gioca a calcio? No, è del Piemonte lui. Ah, è del Piemonte? Sì. E come fate a vedervi? Ci vediamo, ci mettiamo d'accordo su quando siamo liberi e ci riusciamo a vedere due volte al mese, magari una settimana o due. Ma sei tu che vai a Torino o viene lui, di Piemonte, scusami, è lui che viene a Pordenone? Facciamo un po'. Ah, un po'. Quando io posso vado, quando lui può viene. Invece a Sara so che piace tantissimo il calcio, perché... Vero? No, neanche io non seguo molto, diciamo ai mondiali divento tifosa. Ma quello non è, quella è una festa. Non più vale. Che no. Non se i mondiali, insomma,
non è che vale molto. E tu, Nicola, invece col calcio che rapporti hai? Io ho smesso di giocare 4 anni fa. Scusa, quanti anni hai, Nicola? Tu? 21. Quindi tu hai smesso giovanissimo? Sì, beh, ho iniziato anche giovane, a 7 anni. Come mai hai smesso a tirare proprio rotto i maroni? No, perché non riuscivo a fare questo e quello, facendo motocross, palestra, queste cose. Non riuscivo a coincidere. Motocross. Quindi ho uno o l'altro. Quindi tu hai preferito il motocross, palestra al calcio? Sì, perché c'erano delle cose che non piacevano. Certo. E tu, Momini, che rapporti hai col calcio? Proprio calcio. Proprio zero. Perché tu fai invece arti marziali, vero? Dopo abbiamo delle foto. Che specialità fai in particolare? Facevo MMA e poi faccio lotta a terra, che sarebbe jiu-jitsu brasiliano. Che poi l'MMA è quello che ti meni dappertutto, no? Proprio quelli cattivi. Finalmente, GP, uno sport che piace a me. Quelli dentro la gabbia, no? Quelli che dentro la gabbia che ti dai legnate come... Ma no, scusami, non è... Potrebbe piacere. Ecco la maglia dell'Udinese 407. 407. Vedi che non do notizie false. Bravissima, allora. No, dicevo, ma... quindi MMA è uno sport, ovviamente arti marziali, senza regole. Cioè vale tutto? Dipende il livello, sì. Tipo il mio livello, ci sono a un certo punto che non devi colpire, pure i professionisti possono colpire di qualsiasi parte, a parte qua dietro, sì. Che non puoi colpire. Sì, in pratica. Altrimenti lo uccidi. No, ma poi, spiegami, perché dentro una gabbia? Perché uno non può uscire, sai? Fino a che non batti la persona che... Perché non lo... Così non scappa. Sì, questo è il senso. Gemma? Sì, sono qui perché abbiamo ancora un collegamento per quanto riguarda l'eccellenza e parliamo di San Vittese Zaule, non con Daniel che ha avuto un improvviso impegno, ha visto Leonora, penso sia svenuto, ma c'è Franco Tuliak per quanto riguarda Zaule che segue appunto questa partita. Sentiamo un po', Franco. Allora, una trasferta da Rabuiese a San Vito Tagliamento, com'è lo stadio? Lo stadio è... poco affollato vista la sfilata carnevalesca in qui piazza. Intanto buon pomeriggio e buon carnevale a tutti. Buon pomeriggio a te. Noi a Muggia abbiamo ormai il nostro carnevale sta entrando nella leggenda, il carnevale muggesano ormai si parametra con quello di Viareggio, mentre qua ho notato che c'è la sfilata anche qui a San Vito, pertanto in tribuna non è tanto affollata. Vista l'importanza della partita, perché qui ci si gioca diciamo una buona fetta di salvezza, vista la posizione che la Civica sia della San Vittese, ecco i tifosi locali che cominciano a fare i botti. Comunque, vista la situazione classifica, sia deficitaria sia per i padroni di casa che per noi, fare i tre punti è importantissimo. La nostra squadra è rimaneggiata a causa degli infortuni, abbiamo un paio di giovani interessanti in panchina, in più il nostro capitano Radovac che ha fatto la presenza, ma purtroppo dà l'addio alla carriera in quanto è partito un crociato e a 32 anni sarà difficile che riprenda a giocare a calcio. E siamo partiti in questo momento con la nostra squadra in attacco. Speriamo bene, magari ci risentiamo più tardi. Assolutamente, faremo degli aggiornamenti. Perfetto, grazie ancora, grazie. Grazie, ciao. Salve. Nel frattempo buone notizie di Serie D perché il Tamai è andato in vantaggio col Sellan al 16esimo e quindi Tamai 1, Legnago 0 e poi un altro risultato cambiato, Montebelluna, questo purtroppo invece per gli amici di Monrupino brutte notizie, Montebelluna 1, Crash Repen 0. Gemma. Poi c'è il pareggio del Belluno con la Triestina, quindi siamo 1-1 sì. E è successo qualcosa anche alla Sacilese, non so nulla, ci racconta tutto Pier Antonio Stella. Allora andiamo a Mogliano con Pier Antonio Stella per Union Pro Sacilese, prego Pier Antonio. Sì, Giovanni, Sacilese in vantaggio alla mezz'ora con il primo gol in maglia biancorossa di Andrea Manucci, una punizione potente dal limite posizione centrale che non ha lasciato scampo alla Tour Attento Enrico Noè, portiere del Union Pro. E in precedenza, prima di questo vantaggio, partita veramente vibrante con occasioni da entrambe le parti, due volte vicino al vantaggio di Union Pro con Comino, entrambe le volte Sacilese pronta a replicare con Beccaro, una delle quali veramente vicinissimo al vantaggio con una conclusione molto bella al volo dal limite dell'area che ha sfiorato la traversa. Poi, ripeto, questa punizione procurata da Spagnoli batte Manucci e di potenza trafigge la porta dell'Union Pro. Per cui quando siamo in questo momento circa il 35esimo, grosso modo, e succede in vantaggio. Ecco, pensa a Pier Antonio che mentre
Voi andavate in vantaggio, il Belluno ha pareggiato a Trieste con la Triestina, no? Adesso Triestina-Belluno è 1-1 e sarebbe oro, no, se la Triestina riuscisse a bloccare il Belluno, perché guadagnereste 3 punti su di loro. Esattamente, per cui questo terzo posto continua a essere in gioco, se lo, come sai, se me lo giocheranno Belluno e Sacese probabilmente, me lo auguro, insomma, fino alla fine, ed è chiaro, insomma, che se oggi la Triestina riuscisse a fermare il Belluno, insomma, sicuramente la Sacese potrebbe trarne vantaggio, ma è chiaro che qui la partita è tutt'altro che finita. Benissimo, perfetto, grazie. Vabbè. Pier Antonio. Dunque, belle notizie per tutte le regionali, a parte, ripetiamo, Crasso-Le Pen che è sotto col Monte Belluno per 1-0. Gemma? Sì, appunto, parlavamo delle belle notizie anche per il Tamai, infatti c'è in linea Giorgio Pignat. E allora, che gol ha fatto Sellang, Giorgio? Bellissima azione di Zambon, che è ripartito praticamente dalla nostra area, ha fatto tutto il campo, è arrivato in area, appoggiato per Sellang che ha realizzato. Comunque, partita molto combattuta perché c'è un campo un po' pesante e è un arbitro particolare, diciamo. Ah, problemi con l'arbitro? Abbastanza, sì. Va bene, comunque, ogni domenica ce n'è uno. Ce dai. N'è, bravo, esatto. Va bene. Sì, dai. Benissimo. Senti, Stefano in panchina, tutto a posto per il momento? Sì, per oggi sì. Ha portato il sostituto degli under, Saccon. Sì. L'abbiamo portato in panchina per sicurezza, comunque Stefano... Sì, sì, sta bene, perfetto. Sta tenendo botta oggi, dai. Benissimo, grazie Giorgio, ci sentiamo più tardi. Nel frattempo ad Udine siamo arrivati più o meno al quinto minuto, mancano pochi secondi. Sandro, come sono questi primi 5 minuti di Udinese-Lazio? Beh, l'Udinese sta cercando di avanzare nel gioco, adesso ha avuto un calcio di punizione Totò che il portiere l'ha mandata sopra la traversa. Quindi l'Udinese cercando un po' di risolvere subito la situazione. Ha subito preso in mano la situazione, voglio dire. Non fa l'attendista come è successo in tante partite. No, probabilmente anche la Lazio ti può permettere, perché la Lazio di conseguenza non aspetta, quindi dà più spazio. La Lazio gioca, infatti. Gioca, quindi dà più spazio. Ecco, scusate se vi interrompo. Atalanta-Inter ha cambiato risultato, 0-1 per i nerazzurri. Specifica quali? Tutti e due nerazzurri? Per l'Inter. Per l'Inter. Gordi, Shakiri. Shakiri che c'entra... Shakira? Parente della cantante. Parente non di Shakira. So, forse di Piqué. Le scemenze più totali. Sandro, visto che sei qua, no? Io sono sempre stato critico quest'anno, perché l'anno scorso l'Udinese comunque vendeva i suoi pezzi da 90, ma aveva sempre dei giovani dietro come per sostituire, no? Invece quest'anno per la prima volta non si è trovato ancora il sostituto di un giocatore quale era Pereira, che creava il gioco, creava superiorità numerica, saltava l'uomo, giocava in diversi ruoli, no? Infatti anche a Torino sta facendo veramente bene, diciamo che è il 12° uomo della Juve, no? Quando serve... Cioè, il Gioli. Il Gioli, esatto. Però anche lui Pereira era sconosciuto ai più, anche agli addetti ai lavori, anche loro stessi dell'Udinese l'hanno conosciuto giorno per giorno, allenamenti eccetera, è stato lanciato. Anche per loro è stata una scoperta. Sì, io dicevo però, no? Nel centrocampo dell'Udinese, almeno da come guardo io, da appassionato più che da tecnico quale sei tu, manca proprio l'uomo dai piedi buoni. Quello che sa gestire i tempi, la squadra, no? Non è facile trovarlo, attenzione, non è che tutti ce l'hanno. Ma ad esempio, una domanda, Zielinski non poteva fare quel ruolo? L'hanno mandato ad Empoli e ricordiamo come Aguirre, ad Empoli non gioca, è in panchina. Infatti i casi sono strani, sì. Tante volte non si capisce bene perché uno va via o perché uno rimane o quale sia il problema reale, non possiamo sapere quello che è poi dopo. No, perché sai, dici vabbè, questo qua va in una squadra inferiore e gioca titolare, gli facciamo fare esperienza. Lo valorizzo benissimo, tanto è mio, no? Ma quando mandi via, lasciamo stare a dire che è ritornato, no? Ma mandi via Zielinski, che comunque aveva dimostrato di giocare bene, insomma, sì, ha avuto alti e bassi, ma ha 20 anni, quindi non è... Giovane, si può capire. Sì, esatto. Lo mandi a Empoli per maturare, ma non penso, se tra fare la panchina a Udine e farla a Empoli, io ritengo che forse era meglio tenerla a Udine, no? Che lo ce l'hai sotto occhio, lo fai giocare in primavera. Può essere che sia così anche, ma poi bisogna vedere quanti hai in rosa. Sì, beh, a Udine c'è l'esercito. E qualcuno devi per forza lasciarlo andare, no? Provare. Sì, ecco, nel frattempo Udinese in avanti, vediamo Terò che cerca il capitano al centro dell'area, niente, si chiude
la difesa, non era al contrario, era Terò al centro dell'area di Natale che aveva cercato di zitto. Terò è stato, Terò vuol dire un bellissimo acquisto, però. Però sì, proprio azzeccatissimo secondo me. Perfetto. Prego. No, ho una curiosità per Simone, gli occhiali da sole, perché ieri sera a San Valentino hai fatto bisboccia. Io Giulia. Ah, attenzione, passo parola. Cioè, non ho capito questa. Lui fa chiedi a Giulia. Ah, bene, avete festeggiato bene San Valentino. Sì. Bene. Abbiamo festeggiato San Valentino guardando il Festival di Sanremo. E mangiando il frico. E mangiando il frico. Fatto da, fatto da me. Beh, un San Valentino insomma. Sì. Buonissimo il frico. Tu sai fare il frico, Eva? Non lo so fare, però mi piace. Sì, grazie, anche posso mangiare, però non lo so fare. No, è che erano in tinta con la felpa, allora era per fare fantasia. Allora, nel frattempo, a mezzo corona, che si trova Gemma in... Ancora? Sì? In mezzo corona, ovviamente Bianco Scudati Padova vanno in vantaggio, e quindi mezzo corona 0, Bianco Scudati Padova 1, per il resto in Serie D. Fermo lì perché c'è Pierantonio Stella che ha qualcosa da dirci. E allora, andiamo subito a Mogliano con Pierantonio Stella, Union Pro Sacilese, prego Pierantonio. Sì, non ti capisco, che stavolta non ci sono belle notizie. Pareggio del Union Pro con una prodezza personale veramente di Gabriele Comin, conclusione dai 20-22 metri con una a rientrare che non ha lasciato scampo a Favaro, veramente un grandissimo gol dell'attaccante moglianese, e per cui il vantaggio della Sacilese è durato appena 8 minuti. Stiamo adesso in ci abbiamo verso la fine del primo tempo e con il risultato a questo punto di 1-1. Non posso dirti, cioè benissimo il collegamento, ma non benissimo la situazione, però insomma c'è tanto tempo, come dico, perché mancano più o meno 5 minuti alla fine del primo tempo e del secondo tempo per tornare a cercare la vittoria piena. Va bene. Grazie. Infatti, grazie a te. Grazie mille per Antonio Stella. Io direi, siamo in ritardissimo, facciamo la nostra pausa pubblicitaria. Poi questo pomeriggio abbiamo veramente delle belle cose da farvi vedere, anche per voi donne, non solo per noi maschietti questa volta, no? Finalmente. Cosa c'è? Cosa c'è? Prima della pubblicità c'è Fabio Campagnol che mi ha detto una cosa che io non ci credo, però sentiamo cosa ha da dire. Avrà trovato qualche ortaggio per te. Prego Fabio! Allora, noi siamo partiti al piccolo trotto, mentre il Vesna è partito alla grande, errore difensivo del nostro difensore Sant'Andrea, gol di Stanic, 1-0 Vesna. Quindi? Non è così grave. Beh, insomma, sì, no, è vero che insomma... il Vesna è terzo in classifica. No, vedo i miei un attimino sul... spaesati? Al palo, sì, un attimino indietro come impostazione di gioco. Ho capito. Come corsa, come preparazione, cioè che come non come sia stato affrontando la gara. Che non sia stato il San Valentino di ieri? Non lo so. Non lo so, adesso mi fai una domanda. Sai che io a volte ho difficoltà a smettere i panni dell'addetto stampa e indosso spesso quelli del tifoso, quindi no, siamo partiti un po' indietro rispetto a loro più aggressivi, e era un'occasione al Protevia, abbiamo avuto un'occasione per parte, quindi un'occasione loro, un'occasione noi, e niente, adesso loro più aggressivi hanno complice questo errore del nostro Sant'Andrea, l'ultimo il nostro centrale difensivo, e Stanic è stato bravo perché l'ha buttata dentro, insomma. Benissimo, vabbè, comunque... Beh, benissimo, no, è vabbè, sono passati 12 minuti adesso, dai Fabio, che cavolo. Va bene. Sì. Hai voglia, ce l'hai di tempo. Perfetto, allora grazie del collegamento, ci sentiamo più tardi. Nel frattempo a Montebelluna succede di tutto perché Crassare Penga è riuscito a pareggiare, ma il Montebelluna è tornato avanti, quindi Montebelluna 2, Crassare Penga 1, Gemma? Per quanto riguarda l'eccellenza c'è un'altra variazione, Cordenons 0, Virtus Corno 1. Questo è un risultato clamoroso. Mi interrompo anch'io, gol del Genoa contro l'Hellas Verona, di Agostini, 1-0, quindi Genoa-Hellas. Genoa-Hellas, ecco. Allora, sta succedendo di tutto, vedi, come io parlavo con Enrico in settimana, no? E gli spiegavo come funziona la trasmissione e dicevo, ci sono delle domeniche che i primi tempi non succede niente. Oggi invece è un'altra di quelle, è la domenica inversa dove, come vedi, sta succedendo un po' di tutto. Allora, ci fermiamo perché siamo tardi, andiamo a fare la seconda merenda. Lei va a mangiare, e voi fate quello che volete, tra poco appunto una bellissima e gradita sorpresa, non sbagliamo niente. Ecco, rimanete in onda, rimanete qua,
e ci vediamo tra pochissimo, naturalmente. A tra poco. Anno nuovo, elettrodomestici nuovi, Wich Make It Outlet. Tutti gli elettrodomestici e le cucine a prezzi shock. Un esempio? Asciugatrice Smeg top di gamma, classe A+++, inverter 8 kg a 599 euro invece che 799 euro. E tante altre offerte shock, solo da Wich Make It Outlet. Dovunque tu sia, un Pascià c'è. Pascià a Pordenone in via Galilei. Venite a provare la nostra pizza, un impasto unico, prodotti di altissima qualità per una varietà di pizze incredibili. Una sala fumatori dove potrete anche mangiare e tutte le partite in diretta su diversi megaschermi. Pascià a Zano Decimo, giovane, divertente, allegro. Ogni domenica sera l'aperitivo lungo. Pascià San Vito al Tagliamento, per vivere splendide serate con i DJ più e le migliori band. Pascià Casarsa, con tutte le partite in diretta sui mega schermi e poi tutti i servizi, una splendida sala slot con le ultime VLT e i giochi più recenti e ottime specialità da gustare in compagnia, perché dovunque tu sia, un Pascià c'è. Ogni scherzo vale, ma solo a carnevale e solo alla plastica. La plastica, tutto per il carnevale. Costumi, costumi, costumi. In vendita per i bimbi e a noleggio per gli adulti. E poi tutti gli scherzi, i trucchi, le parrucche, i cappelli e tantissime novità per il vostro carnevale più divertente. La plastica, a San Vito al Tagliamento. La soluzione ideale per la ristorazione nella tua azienda. Al Buon Gustaio, servizio di pasti mensa giornalieri, sempre freschissimi, direttamente nella vostra azienda. Il servizio di coffee break, di lunch buffet per le riunioni o i meeting aziendali. E poi servizio buffet e catering per qualsiasi occasione o manifestazione. Al Buon Gustaio. Ora sei qui, parte di me. La mia vita adesso sarà più bella, perché io non sarò più solo. Il giorno più importante, Paolo Miotto, stile italiano, la cerimonia, lo sposo, gli invitati, tante proposte per il tuo giorno più importante, il tuo matrimonio, la ricercatezza e l'esclusività per il tuo total look nel giorno più importante. Paolo Miotto, stile italiano, il tuo abito da sposo. The feeling that I wanna feel. Oh, you got the feeling that I know is real, real, real. È la cerveseria! Squisite specialità, tanti tipi di birra per i gusti più esigenti. La cerveseria! Ma
ben ritornati all'altra domenica. Ho visto anch'io la sorpresa ed effettivamente è una grandissima sorpresa, quindi state lì fermi. Ecco. Quando facciamo vedere la sorpresa, GP? Tra poco, perché prima abbiamo collegamento da casa. Sto vedendo anche la sorpresa, mi sto un attimo... Fermi tutti. Se il mio cellulare collabora con me, comunque c'è stato il raddoppio del Genoa contro l'Hellas Verona. Gol di Niang. Ex giocatore del Milan, Sandro, che si vociferava dovesse venire a Udine, se ti ricordi. Esatto, cercavano giovane, ancora inespresso, di gran talento, ma ancora deve maturare. Sì. Sarebbe forse stata una bella cosa per Udine, sì. Anche per i ragazzi. Sì. E invece ad Udine siamo al 18esimo, Sandro, cosa sta succedendo? 18esimo, le due squadre stanno affrontando a viso aperto, c'è stata al 15esimo un'occasione con uno scambio con Fernandez, con un tiro debole però di Bismarck. E voglio dire, si stanno cercando di aprire il gioco e di segnare tutte e due le squadre. Certo. Dunque, io direi, siccome abbiamo questa sorpresa da farvi vedere, ribaltiamo l'ordine, tanto non cambia. Com'era quella famosa regola matematica, Gemma, tu che sei assolutamente acculturata? Io ero distratta, scusami, sono distratta anch'io, anche perché la mia visuale è migliore della tua in questo momento. Di conseguenza so che sei molto invidioso. Di cosa stai parlando, scusa? No, niente. No, ma volevo dire, dobbiamo aspettare, dobbiamo aspettare anche loro. Ma non lo so se li vuoi fare uscire tutti insieme oppure random. È più bello tutti insieme. Vedi te. Vabbè, allora. GP è andato in tilt. Sì. No, sto cercando di capire cosa fare. Se andarmene a Casarsa, ma sai che a Casarsa sto un po' di tempo tra andare e tornare. Sì, troppe donne, te l'ho detto, troppe ma donne. Ma non è ancora che. Allora, ricordiamo il gioco di questo pomeriggio, perché è importante che i nostri amici giochino da casa. Ricordiamo il nostro gioco all'1x2. E le partite di oggi sono Udinese Lazio, Torino Cagliari. E se indovinate il risultato di queste partite, vi portate a casa ben 6 bottiglie ad etichetta Pascià, esatto. 3 di Tokaj e 3 di Merlot. Ecco, al momento i segni sono X e X, perché sia a Udine che a Torino siamo fermi sullo 0-0. Ed effettivamente adesso finalmente riesco a vedere un po' di partita anch'io. E l'Udinese sta, no, Sandro? Se la sta cavando bene. Diciamo. Se la sta giocando, no? Se ha avuto più occasioni. La Lazio. La Lazio riparte spesso il contropiede, sembra strano, però è così. Sì. D'altra parte a loro manca uno che anche lì non ho mai capito il motivo. Noi Mauri si è andato alla Juventus, perché abbiano. Anche Mauri un ex giocatore inglese, bellissimo giocatore. Un gran giocatore Mauri, no? Ha fatto la fortuna della Lazio. Sì. Anche lui è passato per Udine. Tanti sono passati per Udine. Nel frattempo... Poi ho parlato con l'art director qua, è meglio far uscire... Spezzettati, okay. Perché c'è troppo poco spazio, se no... Ok, allora, ecco la sorpresa... Fermi, scusate. Mamma mia, succede di tutto. L'Hellas Verona accorcia le distanze, 2-1, gol di Toni. Gol di Toni? Luca Toni, numero uno, Luca per citare sì. Le canzoni. Nel frattempo un Udinese attacco contro Toni Natale, vediamo se fa la magia, non l'ha fatta questa volta. Lui di solito scarta lì, no? Dribbla, sì, Sandro. Però aveva compagno libero al centro dell'area, non l'ha visto? No, o non gliel'ha data? Vediamo il replay, può essere un po' difficile. Ha cercato un numero. L'ha cercato, sì. Quindi è corner o è andata fuori la palla? No. Ah no, rimessa dal fondo, peccato. Dicevo, una cosa strana in Serie D, perché ci avevano dato che il Crasser Peng aveva partito con Montebelluna, adesso hanno cambiato di nuovo, noi seguiamo ovviamente sul web le partite che vanno bene i collegamenti, Montebelluna, Crasser Peng è 2-0, non 2-1, dovrebbero essere finiti tutti i primi tempi della Serie D, e allora io direi, no, prima vediamo le nostre due amiche, ovvero sia Giada e Sara, e vediamo se il maestro può cominciare, sorpresa! Fermiamoci un attimo, rigore ad Udine purtroppo per fallo, a contro l'Udinese rigore. Sì, per la Lazio. Ai.
niente da fare, Di Natale è andato a parlare con... Non avete portato fortuna voi due, siete bellissimi, non avete portato un granché fortuna, eh? Rigore per la Lazio, naturalmente Vakhandreva che sembra... Deciso. Giustamente. Ecco, vediamo se Ertò riesce a fare l'ennesimo miracolo di quest'anno, no? Ertò? Vediamo. Nomi a caso. Carnesis. Carnesis. Scusami, Carnesis. Sai che sui portieri io non sbaglio. Vakhandreva, no. Vediamo se c'è il gol dell'ex, che poi vabbè non è proprio ex, però insomma... Vediamo, parte, sta per partire Vakhandreva. Vediamo. Non sarebbe bene andare su sotto. Parte Vakhandreva, tiro addirittura con lo scavetto, Sandro. Ah, sì. È proprio deridere un portiere, no? Fare un rigore così. Sì, sembrava sì. Rallenti, sì, sì, proprio. Ricordiamoci quello che abbiamo fatto noi. Sì, coso. Ecco, con ragazzi. C'era rigore qua, Sandro? Ma c'è stata una spinta su un cross, sai, qualche volta te li danno, qualche volta non te li danno, il fatto è che era solo, quindi l'arbitro aveva la possibilità di guardare bene, non era una mischia, quindi no. E quindi, io non so perché, ogni volta che arriva un ex a Udine il gol lo fa in qualche maniera, no? E quindi Udinese sotto, quindi Udinese 0, Lazio 1, riprendiamo, vediamo se magari adesso che è tornato a partire fa il gol Udinese. Prego maestro! Attacco, ma niente da fare, su un corner libera la difesa della Lazio. Li vuoi presentare tu? Certo. Ecco. Adesso facciamo entrare due bei masculi. Masculi? Che sono Nicola Beltrame. Sì. E Momini Iego. Prego, prego maestro. Ragazzi. Faccio la domanda che colore preferite, però. GP, scusami. GP, ho una chiamata dall'ufficio, scusami. Dal Friuli, direttamente. Hai visto, GP? Pronto? Gli addominali scolpiti come i tuoi. Ciao, Fra, dimmi. Allora, chi sono loro due? Ricordiamoli. Sono Nicola e Momini. Benissimo, naturalmente grazie ad Enrico e grazie a Simone per l'accompagnamento musicale. In Serie D sono finiti i primi tempi, ma dobbiamo ringraziare... Dimmi Gemma. C'è una variazione, dopo sentiamo anche il nostro inviato San Vitese, Zaule 0-1. Ah, ecco, una... sorpresa questo risultato dell'Eccellenza. Ricordiamo che l'Eccellenza sta giocando esattamente come Serie A, più o meno il 27esimo del primo tempo. Dicevo che dobbiamo ringraziare un'amica carissima che ci dà la possibilità di vedere questi mini spot moda. E allora se dalla regia mi mandano appunto il filmato che riguarda appunto la nostra amica di questa bellissima azienda di San Giovanni di Casarsa, l'Intimo.
tutto a posto? Elena, io devo fare una domanda ad Elena. Fai. Elena, preferisci il verde o l'azzurro? No, domanda molto difficile. Sì. Tutti e due, dai. Giulia, ti salva. Qual è il tuo colore preferito, Giulia? Fucsia. No, devi dire tra verde e azzurro. Dai, facciamo azzurro. Ti tocca dirlo perché è lì, ecco. Tu invece, dottoressa Mazzari? Nessuno fa il portiere, però. Nessuno fa il portiere? Ma lui fa motocross. E qual è l'attinenza tra... Assolutamente nessuna, chiaramente, ok. Però si fa motocross. Parole in libertà, detto, qui. Beh, ovvio, modo gross. Nel frattempo uno scontro a centrocampo, Sandro. Cartellino giallo. E cartellino giallo per Onazzi. Dopo il gol, come vedi l'Udinese, Sandro? Io sto vedendo che la Lazio dopo il gol ha preso più coraggio, nonostante l'Udinese testa bassa ripartita, ma la Lazio qualcosa di più ha fatto, anche se è partita da pareggio per adesso, non c'è, a parte il calcio di rigore non c'è stato un tiro della Lazio pericoloso. Non ci sono state, diciamo, occasioni particolarmente interessanti. A parte il calcio di rigore la Lazio non è che abbia fatto grandi cose, però da lì adesso per il coraggio. Sì, il calcio è così. Esatto, aveva più avuto occasione l'Udinese. Certo. Niente, allora, se ricapitoliamo i risultati della Serie A, certo. Allora, per cortesia, perché siamo giunti a che minuto? Alla trentesimo. Su per giù, a parte a Roma, sono un po' indietro, sono un paio di minuti indietro. Allora, Atalanta-Inter 1-1, Genoa Hellas Verona 2-1, Roma-Parma 0-0, Torino-Cagliari 0-0, Udinese-Lazio 0-1. Ecco, invece andiamo a vedere quelli che sono i primi tempi della Serie D, tutte le partite si sono mosse, allora, a parte Arzichiampo Giorgione e Fontana Fredda Clodiense che sono ancora sullo 0-0, ricordiamo che ci sono i primi tempi della Serie D, Mezzocorona Bianco Scudati Padova 0-3, Montebelluna Crassare Peng 2-0, Mori Santo Stefano Dro 1-1, Tamai Legnago 1-0, Triestina Belluno 1-1, Union Pro Sacilese 1-1, Union Ripa La Fenadora Alto Vicentino 0-1. Questi risultati dei primi tempi della Serie D. Per quanto riguarda al trentesimo l'Eccellenza, Chion Soltre 0-0, Cordenos Virtus Corno 1-1. Ero qui pronta per darti l'aggiornamento. Allora, ma mi se guardi, ti senti, dimmi, non prima, mi guardi. No? Sai, non è non che mi guardi più, no, perché ci sono troppe belle donne, mi sono offesa. Quindi Cordenos Virtus Corno 1-1. 1-1. Quindi ricapitoliamo, intanto Lumignaco Trisesimo giocata ieri 1-0, questo pomeriggio Chions Oltre 0-0, Cordenos Virtus Corno 1-1, Manzanese Gemonese 0-0, San Vitese Zaule 0-1, Tolmezzo ISM Gradisca 0-0, UFM Monfalcone Torre 0-0 e Vesna Charlie Smuzzare 1-0. E a proposito di San Vitese Zaule c'è al telefono il nostro inviato Franco Tugliak. E allora Franco, raccontaci il gol del Zaule, dello Zaule. È stata una prodezza del giovane Tave, che tra l'altro è un giocatore già tesserato con l'Udinese, quest'anno l'abbiamo in prestito, visto che è triestino, che doveva smaltire e recuperare da un infortunio, e ce l'hanno dato in prestito e oggi ha fatto la sua prodezza, ha seguito l'azione fino sul fondo, è andato a contrastare un pallone ormai che lo Zaule l'aveva perso, ma è stato bravo a rubare il tempo al difensore, servire indietro il nostro cinesino Chen, che ha messo in mezzo e Morbide, il rapinatore d'area, ha fatto sfiorare la palla per mettere fuori causa l'estremo difensore, portando così in vantaggio lo Zaule. La partita non è bella da vedere, sono poche azioni limpide, comunque la squadra di casa ha avuto due volte l'occasione per pareggiare, cioè prima di andare in vantaggio all'undicesimo quando Rosa Gastaldo non ha impattato bene sotto misura un assist di Gucciardi e poi al ventunesimo in mischia sotto misura Turri di testa ha colpito la traversa e il nostro Furlan si è trovato in mano e è andata bene e poi adesso al venticinquesimo in un contropiede il nostro Digon non ha visto smarcato Mormide, è andato in guerra, ha perso l'occasione di fornire a Mormide la sua doppietta personale. Comunque la partita è combattuta, come ho detto non ci sono azioni eclatanti, però la posta è alta e vedremo come va a finire. A voi la linea.
Benissimo, grazie, grazie mille. A me la linea. A te la linea. Perché a Genova sta succedendo di tutto. Terzo gol per il Genoa, che quindi si porta sul 3-1 con gol ancora di Niang. E mentre pareggia l'Atalanta. Al 28esimo con gol di Morales, quindi Atalanta-Inter 1-1. 1-1. Che poi penso, Sandro, che adesso a Bergamo, con questo fatto, no, che poi vai a capire se è vero o no, di quell'Antuono tirato dentro nell'inchiesta, no, calcio scommesse e quant'altro, penso che stiamo vivendo anche questa settimana in maniera non proprio serena, no? Perché lui, leggevo ovviamente sui giornali, sulla Gazzetta dello Sport, che lui è rimasto molto amareggiato e colpito da essere stato tirato in ballo per questo calcio scommesse. Tu che sicuramente sei più dentro a Bergamo, a Atalanta, cosa succede in questo periodo? Ci sono delle notizie che sono uscite su questa presunta, però finché non ci sono delle cose certe, non si sa mai perché vengono tirate fuori delle notizie che non dovrebbero uscire, perché sono ancora segretate, appunto, no? Però con l'Antuono è una persona seria e non bada a queste cose, è un gran lavoratore, un grandissimo lavoratore. Anche perché da tanti anni oramai che siete sulla partita. Molti anni che lì a Bergamo c'era una qualche voce uscita che a fine stagione avrebbe lasciato Bergamo, sono montate delle cose. Però volevo dire una piccola cosa, che in Italia e forse meno all'estero cercano giocatori di fisicità. Sì. Sono contento che un Morales, che è piccolino, sì, riesca a fare quello che sta facendo a dispetto di tante società professioniste che cercano i ragazzi con una certa fisicità. Certo, ci sono aggiornamenti in Serie A. Si sblocca anche a Torino con gol del Cagliari. Torino 0, Cagliari 1, gol di Coppa al 34esimo. Gol di chi? Duje Coppa, non so chi sia, sinceramente. Come ci sanno questo giocatore? Ci sono tanti. Sono quelle cose strane, no? Tanti giocatori che arrivano. Che saltano fuori, no? Che non si capisce bene le cose. Gemma. Sì, se puoi ripetere il risultato di Montebelluna a Crass, perché c'è uno ascoltatore che non ha capito bene il risultato, quindi visto che siamo allora, servizio al pubblico ogni tanto. Ripetiamo, noi questo risultato non abbiamo il collegamento da Montebelluna, al momento ci danno due. Adesso ho aggiornato 2-0 e non 2-1, mi scuso, ma ovviamente io ho detto quello che avevo trovato scritto. Allora, io direi che facciamo una pausa pubblicitaria adesso, perché dobbiamo capire poi le altre sorprese di questo pomeriggio. Poi naturalmente la grande musica con... Vai a Casarsa? Dopo vado a Casarsa, perché diamo le quote, ricordiamo che si gioca fino alle 16:15, nel frattempo la Lazio in avanti ha fatto un pareggio fallo. Del Torino, eccoci. Subito così, 1-1, un attimo, sì. I potenti mezzi della tecnologia mi sì. dirà, oddio, ma hanno tutti i nomi impronunciabili, Kaduri. Kaduri, questo Kaduri. È famoso invece, sì. Ma io sul Torino mi fermo a Padelli. Sì. Perché è un portiere. Perché è un portiere. Ex Udinese, ovviamente. Pure. Che, che poi è molto simpatico, mi hanno detto, molto allegro come persona. Sì, che sì, Udine aveva fatto, ha lasciato un buon ricordo. Udinese in avanti con Terò. Bello, peccato che. Vabbè, bello, so. Allora, di Natale. Oh, li confondo, perché sono ceccato fin là, vedo poco. Comunque, di Natale sì. Non è che si assomiglino molto, No, ma siccome dietro hanno tutti la sfumatura alta, hai capito? E io da qua non è che sono proprio vicino. Dicevo, facciamo la pausa pubblicitaria, poi me ne vado a Casarsa, vediamo le quote, si può giocare appunto fino alle 15:15, sono totalmente rimbambito, la grande musica tra pochissimo, e le sorprese, esatto, Gemma non so, è sparita, non mi aiuta più, vabbè, andiamo in pubblicità. Mi lasci le distrazioni qui, scusami, A te che colore piace più, verde o azzurro? Io mi ero soffermata a vedere i tatuaggi, sai che io ho la passione dei tatuaggi, esatto, quindi non capisco i colori. Va bene, allora ci vediamo tra pochissimo. Anno nuovo, elettrodomestici nuovi, Vich Megit Outlet. Tutti gli elettrodomestici e le cucine a prezzi shock. Un esempio? Asciugatrice Smeg, top di gamma, classe A++, inverter 8 kg a 599 euro invece che 799 euro. E tante altre offerte shock, solo da Vich Megit Outlet.
Dovunque tu sia, un Pascià c'è. Pascià a Pordenone in via Galilei. Venite a provare la nostra pizza. Un impasto unico, prodotti di altissima qualità per una varietà di pizze incredibili. Una sala fumatori dove potrete anche mangiare. E tutte le partite in diretta su diversi megaschermi. Pascià a Zano Decimo. Giovane, divertente, allegro. Ogni domenica sera l'aperitivo lungo. Pascià San Vito al Tagliamento. Per vivere splendide serate con i DJ più e le migliori band. Pascià Casarsa. Con tutte le partite in diretta sui megaschermi e poi tutti i servizi, una splendida sala slot con le ultime VLT e i giochi più recenti e ottime specialità da gustare in compagnia, perché dovunque tu sia, un Pascià c'è. Ogni scherzo vale, ma solo a carnevale e solo alla plastica. La plastica, tutto per il carnevale. Costumi, costumi, costumi. In vendita per i bimbi e a noleggio per gli adulti. E poi tutti gli scherzi, i trucchi, le parrucche, i cappelli e tantissime novità per il vostro carnevale più divertente. La plastica, a San Vito al Tagliamento. La soluzione ideale per la ristorazione nella tua azienda. Alban Gustaio, servizio di pasti mensa giornalieri, sempre freschissimi, direttamente nella vostra azienda. Il servizio di coffee break, di lunch buffet per le riunioni o i meeting aziendali. E poi servizio buffet e catering per qualsiasi occasione o manifestazione. Alban Gustaio. Ora sei qui, parte di me. La mia vita adesso sarà più bella. Perché io non sarò più solo. Il giorno più importante. Paolo Miotto. Stile italiano. La cerimonia. Lo sposo. Gli invitati. Tante proposte per il tuo giorno più importante. Il tuo matrimonio. La ricercatezza e l'esclusività per il tuo total look nel giorno più importante. Paolo Miotto. Stile italiano. Il tuo abito da sposo. The feeling that I wanna feel. Oh, you got the feeling that I know is real, real, real. È la cerveseria! Squisite specialità, tanti tipi di birra per i gusti più esigenti. La cerveseria! Siamo ritornati l'altra domenica e sì. Io non vedo l'ora di vedere le altre sorprese. Io non vedo l'ora di vedere di, non è male. Io non vedo l'ora di vedere di. Io ho... Vedere le altre sorprese. Tu hai... Io ho una... Ho una buona notizia per la mia vita. Sì. Infatti l'Inter torna in vantaggio con gol di Freddy Guarin. Guarin, incredibile. Freddy Guarin che segna. So anche i cori ormai, vedi. E nel frattempo a Monfalcone ovviamente va in vantaggio col Torre, quindi
Monfalcone 1, Torre 0. Ricordiamo che il Vesna sta vincendo sul Cerris Muzzane per 1-0, parliamo ovviamente di eccellenza. La San Vitese sta perdendo in casa con lo Zaule per 1-0 e Cordenos Virtucorno 1-1, Chions Oltre, Manzanese Gemonese 0-0 in serie. Di si è ricominciato a giocare più o meno da 13 minuti, i biancoscudati Padova sono 3-0 in vantaggio sul Mezzo Corona, ribadiamo che Montebelluna sta vincendo 2-0 col Crassare Peng, il Tamai in vantaggio sul Legnago per 1-0, Triestina Belluno 1-1, Mori Santo Stefano Dro 1-1, Union Prosa Cilese 1-1 e poi la Fenadora Alto Vicentino 0-1, Fontana Fredda Clodiense e Union Arzignano, Arzichiampo, chiamatelo come volete, Giorgione 0-0. Questi dunque per quanto riguarda la Serie D siamo giunti più o meno come la Serie A, Serie D no, si è cominciato i secondi tempi e quindi stanno giocando più o meno il 13°-14°. E musica sia, caro maestro. Cosa ci cantate? Vi suonerei un pezzo da solo. Sì, infatti, perché? Raccontiamo il motivo anche, sì. No? Che mi sembra che è lì sul tavolo. È uscito esatto a dicembre, il mio primo. Se me lo passi, che lo facciamo vedere. Guarda, lo tiene Giada che è sicuramente più interessante che, piuttosto che lo tenga io. Non so come mai, ma penso così. Allora, raccontaci questo album. È uscito a dicembre appunto il mio primo disco solista, che è un disco strumentale. Sì. Che si chiama Anami. E adesso vi suono un pezzo, il pezzo che apre il disco, che è un mio arrangiamento di chitarra acustica di un pezzo di Eric Clapton, che si chiama Forever Man. Pezzo bellissimo di Eric Clapton. Anche perché Slow Hand insomma, è abbastanza famoso anche per i non proprio acculturati musicalmente come chitarrista, no? Prego Enrico. Grazie. Complimenti! Grazie. Anche perché parliamoci
chiaro, sta suonando seduto su una poltrona, che non è proprio il massimo della vita per chi deve fare dei virtuosismi con la chitarra, no? Grazie. Fine dei primi tempi in Serie A, Eleonora Mazzari, che cosa è successo in questi primi 45 minuti? Allora, stanno finendo i primi tempi, a onore del vero si gioca ancora Atalanta, Inter, Genova, Hellas e Roma-Parma. Che è finita solo a Udine dopo. In pratica? È finita a Udine e a Torino per ora. Ecco. Però siamo in conclusione. Sì. Vi faccio un breve riepilogo dei risultati fino a questo momento: Atalanta-Inter 1-2, Genoa-Hellas-Verona 3-1, Roma-Parma siamo ancora 0-0, Torino-Cagliari 1-1 e Udinese-Lazio 0-1. Bene, bene, bene per niente, ma non, vabbè. Gemma. Grazie a Marco che ci ha mandato un messaggio tanto carino, dice Triestina-Belluno 1-2 col faccino triste. Ma poi è successo qualcosa anche in quel di Monfalcone. Più di qualcosa è successo, quindi ce ne parla il nostro inviato, Robby Visentin. Allora, subito a Monfalcone con Robby Visentin per Monfalcone Torre. Prego, Robby. Belli questi momenti di assenza. Abbiamo dei problemi con Monfalcone, mi sembra. Pronto, Robby? Non so, adesso non lo richiamiamo. C'è, proprio non sì. C'è. Vabbè, ci puoi anticipare cosa è successo a Monfalcone? Sì, 3-0. Ah, proprio bam bam, ecco. Se è cominciati... Alla fine del primo tempo il Monfalcone ne ha messi 3. Vabbè, ma comunque purtroppo si sapeva, purtroppo per gli amici di Torre, che hanno... Sì, il Monfalcone è uno squadrone in eccellenza, che fino adesso solo il Charlie Smuzzane, che però ricordiamo è sotto a Santa Croce col Vesna per 1-0. E finite i primi tempi anche penso in eccellenza, adesso vi daremo tutti insieme appena ci arrivano gli aggiornamenti. Allora, torniamo sul gioco 1-2, perché tanto in Serie A c'è la pausa del primo e secondo tempo, io me ne vado a casa dalla mia Chiaretta. Va bene, e poi vediamo. Che io so che Chiaretta tirerà in ballo te, lei, un po' tutti. So già, sicuramente lei mi sembra che tira fuori qualcosa su Eleonora Mazzari, sì. Oh mio. Di te non io mi preoccupo. Questa volta sono salva. Sei salva, Gemma? Sentiamo se Robby c'è adesso. Ecco, vediamo, pronto Robby? Ci sono. E allora, fine del primo tempo con i fuochi d'artificio. È cambiato il risultato in giro di 8 minuti, siamo passati dallo 0-0 al 3-0. Primo gol di Carli su punizione di Acampora, gol di testa. Secondo gol di Bardini su imbeccata di Goveas. Cioè, passaggi così si vedono solo con lui, è una cosa veramente di un'altra categoria. Terzo gol di Goveas che si è detreggiato in area, ha calciato sull'angolino dalla parte destra del portiere. Bene, quindi messo le cose apposta, siamo contenti adesso, anche perché il risultato dall'altra parte momentaneamente ci arride. Sì, anche perché ricordiamo che dall'altra parte i tuoi amici che tu invocavi di Santa Croce stanno vincendo col Charlins, quindi ci stanno aiutando, sì, decisamente. Sì. Va bene, grazie Robby, naturalmente linea aperta per qualsiasi ulteriore variazione. Allora, vediamo se ce la faccio da dare a Casarsa, vediamo le quote, abbiamo ancora più o meno 25 minuti per il gioco 1-2, me ne vado a Casarsa, ci vediamo tra pochissimo, sto là un pochino. Giustamente, prossima volta quasi mi mangio anche un club sandwich la prossima volta, così mentre sono là in diretta. Ci vediamo tra poco. Ci sei? Buongiorno, ci siamo. Ciao da Casarsa. Da quella o da quella? Non sia lì oggi, di solito me ne metti una qua e una di là. Ma perché bisogna cambiare, sai? Ah beh, sì. Quando si arriva qua... È quello migliore. Sì. Sono a fare? Guarda che mi gira la testa. Ti vedo... Hai un po' di occhiaie oggi. Oh, sono al sesto giorno e non dico altro. È di lavoro, inizio... No, pensavo, visto che... Ieri hai festeggiato San Valentino e tu abbia avuto una notte... No, ieri sono andata al cinema dopo lavoro e con questo ho detto tutto. Cioè tu il sabato di San Valentino sei andata al cinema? Ah no, aspetta, cioè, avevo il jet lag un attimino, il fuso orario. No, allora ieri sera sì, penso di essere arrivata alle 6 del mattino, abbondante. E raccontaci cosa hai fatto, dai. Se si può a quest'ora. Sono andato a una festa. Sei andato a una festa di San Valentino? In maschera. E tu eri vestita da? Vuoi saperlo veramente? Sì. Da gatto.
Da gatta? Da gatta. Ma chi si addice con quegli occhietti lì, eh? Dici? Ti mancano i baffetti, però. Quelli li faccio ogni settimana. Ah, ti fai i baffetti? Quella è l'unica buona roba buona tanto, che mi ha dato mia mamma. Tanto ce li hai biondi, quindi non si vedono, no? A proposito, ciao dal Pascià di Casarsa, eh? Sì. Aspetta, ma... Non vedo, non si vede niente qua dopo San Valentino. Ma è la mano sbagliata. No, vabbè, no. Non è arrivato niente? No, ma è giusto che non deve arrivare niente. Oh, Riccardo, com'è là? Riccardo, com'è là? Manca qualcosa nella mano sinistra, alla chiaretta. Piano. Ma scusa, quanti anni è che sei fidanzato? Vabbè, ma c'ho 20 anni, ho 21 anni, devo già rovinarmi la vita, scusami. Benissimo Riccardo, a 21 anni devo già rovinarmi la vita, non è niente male. Cioè, aspetta. Aspettiamo? Eh sì, no, sì. Beh sì, poi non so se Silvano sia molto contento. Ciao Silvano. Ciao, deve darmi il permesso dopo. Ah, ti deve dare il permesso per fidanzarti Silvano? No, per sposarmi. Beh, ma oh, uno può ragazzare. Non si chiede più al papà, si chiede al datore di lavoro. Al datore di lavoro. No, ma voglio dire, sì, ma il gesto dell'anello di fidanzamento è un gesto simbolico, non è detto che ti sposi dopo due mesi, no? Beh, ma ce l'ho già allora l'anello di fidanzamento. Ma è la mano sbagliata. Ma mi dà fastidio nell'altro, non mi piace. Me lo sento scomodo. Sì, come quelli che l'orologio lo portano nella destra, no? Che invece l'orologio va nella sinistra. Che non mi ricordo dove lo metto. Qua mi... No, sinistra, io sinistra. Invece l'anello sulla destra. Vabbè, allora, cioè... noi siamo qua non per farci gli affari tuoi di San Valentino. Comunque ti sei divertita a San Valentino, sì? Spero di sì, sì, spero. No, siccome è un po' di occhiaio, vuol dire che ti sei divertita, hai fatto le 6 di mattina. Allora, naturalmente dobbiamo vedere le partite di questo pomeriggio che sono... Allora, Udinese-Lazio. Sì. E poi Torino-Cagliari. Vediamo, allora già ho paura delle quote di Udinese Lazio io, eh? No. No? Non è come le ultime due rilassatevi, domeniche. Rilassatevi, non arriviamo allora, a quei livelli. Vediamo allora Udinese Lazio le quote. Allora, vittoria dell'Udinese 3-10. Quindi già duretta. Non no. È l'8, ma insomma 3-10. Boh, pareggio 3-30. Siamo lì, dai. Vittoria della Lazio? Lazio 2-30, cioè non quindi, è bassissima. No, però favorita la Lazio ad Udine. Oh, sì. Anche se mancano tanti giocatori, che naturalmente tu sai, no? Della Lazio? Sì. Hai voglia! Intanto manca un fortissimo ex udinese che è... No, io dell'Udinese conosco solo Totò, mi dispiace. Allora, Totò oggi... rimane nel mio cuore. Allora, di sicuro perché... Se vuoi mandarmi la maglia. La maglia. Perché sicuramente starà guardando, quindi... No, penso che sia giocare, sai, oggi pomeriggio. No, appunto. Ha un impegno. Vabbè. Sicuramente poi parte titolare. Dopo si guarderà la replica. Allora, manca Mauri, ex grandissimo giocatore dell'Udinese, perché è squalificato, e manca Marchegiani, Marchegiani è il... Sì, della Lazio, lui. Ecco il portiere della Lazio, certo, nonché ex portiere della nazionale, anche lui squalificato. Sì, e poi manca qualcun altro di forte che adesso non mi sovviene. Male, ma in studio comunque ce lo dice l'Eleonora. In studio, brava. All'Eleonora, a proposito, ha quell'anello là, sai? Oh, fortunata lei. Io spero. Saluta Eleonora. Ciao. Ciao, Eleonora, dammi un consiglio. E invece l'altra partita è? E Torino-Cagliari. Ecco, Torino che viene da una serie di vittorie consecutive incredibili. Difatti. Grazie all'allenatore, ex anche dell'Udinese, che si chiama... Benissimo. È come una vecchia canzone. No. Ventura Highway. Si chiama Ventura. È una canzone dei... Non lo ricordo neanche io, però anni 70 comunque. No, era molto famosa, ma anni 70. Allora, vediamo le quote di Torino. Allora, Torino 1,77. Pareggio. Pareggio 3,50. Vittoria del Cagliari 4,75. Quindi il Cagliari ovviamente è dato meno favorito, visto appunto sì. Le vittorie consecutive del Torino, che sono... Tante, benissimo. Allora, adesso la cosa diventa difficile. Che cosa ci sarà in premio questa settimana? Allora,
Avete capito che ormai il Montepulciano l'abbiamo salutato. Sì, perché è stato seccato alla grande. Esatto, l'avete finito tutto. Allora, cos'è rimasto? Nuovi vini, non è rimasto. Sì, no, giusto. New entries. New entry. Come rosso Merlot. Il 24 ho una visita. Cosa faccio? Il 24 ho una visita. La visita? Dopo tornerò come prima. Allora, sono 3 bottiglie di rosso Merlot e fin lì ci siete arrivati. Di bianco abbiamo... Aspetta che non l'ho ancora metabolizzato. Eva, dale una mano. Friulano. Brava. Friulano. No, perché Eva l'ha imparato. Ecco. 3 bottiglie di Friulano. Bene. Tutte marchiate Pascià. Allora, salutiamo la Lucia che è in vacanza, in ferie. Oh, ciao. Chissà se ci vede dalla Puglia. Sicuramente. Sì, su teleporderone.tv in streaming. Ah, ok. Sì, ci vede là. Sì, perché dubito che prenda... No, bisogna adesso non arriva, ma lo streaming sì, lo streaming arriva. E allora, questo pomeriggio noi arriviamo come al solito la Gemma verso le 6. Sì. Ma tu questo pomeriggio sei già qua con... La Virna! Con la Virna! E allora dovete tutti assolutamente venire qua al Pascià. Sì. Per l'aperitivo. Buon pomeriggio. Scusa, lui è? Non so come si chiama. Benissimo, non si ricorda come ti chiami. Non mi ricordo come ti chiami. Arturo, ciao Arturo, anche lui al Pascià questo pomeriggio. Allora, aperitivone più tardi qua fino alle 22. Ma tu? Bon, dopo le 22 arrivano le altre colleghe. Esatto, sì, non è che chiudiamo. Con la Virna e con la Lucia, con la Chiara fino alle 22. Che burlone. Ascolta, ma tu c'è, ma hai visto che bello sono quei capelli corti? Sì, infatti ecco, devo dire. Lo so, non innamorarti che sono già impegnato. Una bestia a casa impressionante. Anche lei vestita da gatta? No, lei è una gatta, la Perla. Ciao Perla. Oh, dunque, cosa volevo dirti? Non mi ricordo, va bene, salutiamo la Casarsa. Ciao. Ci vediamo domenica, tu non sei in vacanza, no? Ci sei anche domenica prossima. Domenica prossima. Che è il... Dai, domenica prossima è facile, il 20? 2. 22. Cioè, se oggi è 15, domenica farà? Devo... Allora... Buon. Va bene così, tra 10 giorni vado in ferie. No, dove vai? Cave. Dove vada? Cave. Scusa, mi aspettano. C'è anche la neve, forse. C'è la neve adesso? Vado a fare il corso di sci. Che bello, allora faremo il servizio da cava del Predi, mi dirai quando vengo. Quante tombole, dopo mi vedete arrivare con la stampella, sì, sì, sì. No? Faremo sicuramente il servizio. Benissimo, allora, grazie, io me ne torno a Udine. Bene, buon viaggio. E noi ci vediamo più tardi qua. Noi siamo qua, vi aspettiamo. Ciao. Ciao, ciao. Bene, ma com'è che vai a cave e non mi hai detto niente? No, l'ho saputo, cioè no, che andavo a cavo. A cavo, sì. Che andavo a cavo lo sapevo già da un po'. Sì. Però io avevo chiesto 5 giorni. E invece? Quindi. A proprio, vai fuori dalle balle. Sei già ritornato, GP? Sì, sì, sono velocissimo, sai, mi hai detto anche tu fuori onda che sono velocissimo. Andiamo subito a Mogliano perché per la Sacilese non butta bene. Pier Antonio! Sì, Giovanni, esatto, non butta bene perché saranno minuti di sofferenza questi che dividono adesso la Sacilese dal 90esimo. Ricordiamo il risultato è sempre di 1-1 tra Union Pro e Sacilese, però dal circa il 20esimo minuto del secondo tempo la squadra di Zeronelli è costretta a giocare in 10 a causa dell'espulsione di Mbupo, oltretutto uno dei migliori dei biancorossi sino a quel momento, ma è un fallo al limite su Andrea Nobile, gli è costato il secondo giallo e la conseguente espulsione. Subito dopo Zeronelli ha cercato di correre ai ripari, fuori un attaccante, sotto via, dentro il difensore Pressini. Ora la Sacilese sta inevitabilmente pagando ovviamente il massimo sforzo dell'Union Pro, che alla ricerca del vantaggio anche appunto per approfittare del uomo in più. Però per il momento insomma la difesa biancorossa sta tenendo, il risultato ripeto rimane sull'1-1 quando manca all'incirca un quarto d'ora alla fine della partita. Bene, grazie del collegamento Pier Antonio, speriamo che la Sassilese riesca a tenere botta questo quarto d'ora più recupero e magari riuscire anche, no Sandro, in contropiede, c'era qualcuno mi sembra Sacchi che diceva che, no Lido che diceva che a volte si gioca meglio in 10 che in 11, no? Il grande maestro Lido. C'era questa teoria. Teoria. C'è questa teoria.
e alle volte si gioca meglio in 10 che in 6. Oh, nelle quote abbiamo visto tra parentesi che è favorita la Lazio, no? Perché l'Udinese, la vittoria dell'Udinese è data più alta della vittoria della Lazio, cominciati i secondi tempi naturalmente anche a Udine, e in effetti la Lazio in questo momento sta vincendo ad Udine, Sandro, e non mi sembra che l'Udinese stia dando in questi primi momenti del secondo tempo grandi segni di riscossa. No, però la partita, diciamo, sostanzialmente è abbastanza equilibrata, decide questo rigore, altrimenti sarebbe stata una partita 0-0, anche se l'Udinese ha avuto due belle occasioni con Totò, una il portiere la ben deviata sulla traversa e uno non gli è riuscito il colpo, il classico colpo alla Totò. La Lazio, diciamo che non ha avuto grandi occasioni a parte il calcio di rigore, che è da vedere bene alla Moviola se c'è o non c'è, ma te l'hanno dato e quindi... Sì, è stato un fallo forse anche abbastanza sciocco, no? Sì, mi ha rubato le parole, non serviva, però... Perché non mi sembrava che fosse in grado l'attaccante della Lazio di raggiungere la palla, no, traversone no, troppo alto. Bisogna vedere bene la Moviola perché sembra che sia contestato questo calcio di rigore, come sempre, tutti i calci di rigore sono sempre contestati. A prescindere, no? A prescindere. No, perché... Mazzari vuole avere voce in capitolo. Prego. No, dicevo solo, comunque nel secondo tempo c'è un cambio nelle file della Lazio, infatti è entrato Cataldi al posto di Onazzi. Basta. E Cataldi è un gran bel giovane, Sandro. Cioè, la Lazio tira fuori ogni tanto qualche ragazzo interessante. Diciamo che ultimamente io quando guardo le partite cerco sempre di vedere gli italiani, perché a me piace vedere il giocatore italiano, quindi io quando vedo le formazioni di tutte le squadre in Serie A, prima cosa vado a contare quanti italiani ci sono. Quindi quando leggi quella dell'Udinese, oggi c'è solo uno in campo italiano che è Totò Di Natale, non proprio un giovane di primavera, no? No. Nella Lazio qualcuno in più, ma non tantissimi. Cataldi, ricordiamo che nell'Under 21 sta facendo molto bene sia in nazionale ma anche nella Lazio. Sì, Pioli lo sta sfruttando molto bene. Vediamo cosa succede con Gemma. Una variazione in Serie D grazie al nostro special inviato Marco. 2-2 gol di Rocco, quindi Triestina Belluno 2-2 appunto. E quindi Rocco fa doppietta al Rocco, bellissimo, no? Rocco a Rocco fa doppietta. E non sono neanche parenti, ricordiamo. Questo nuovo acquisto della Triestina arrivato quest'anno nel famoso... arrivato proprio all'ultimo momento, mi sembra addirittura ad ottobre, svincolato. Nel frattempo l'Udinese cerca un tiro da fuori area che va tanto sopra la traversa, no? Non sono riuscito a vedere chi era, vediamo chi è che tira. Vabbè, comunque non è successo assolutamente niente. Oh, allora io direi, facciamo la pausa pubblicitaria, che sono le 16:05. In Serie D vediamo se ci sono aggiornamenti, a parte aver saputo appunto da Pier Antonio Stella che la Sicilese è rimasta in 10, ma soprattutto aver saputo che la Triestina è riuscita a pareggiare in questo momento col Belluno, e quindi Triestina Belluno 2-2 fa un po' il gioco della Sicilese, in quanto mantiene le distanze tra Belluno che è terza in Serie D, Sicilese che è quarta, mantiene le distanze in classifica. Sicilese che ovviamente questi ultimi minuti della partita dovrà soffrire. Allora, pubblicità, tra pochissimo noi andremo a darvi il riepilogo sia della Serie D che dell'Eccellenza. In Serie A sono cominciati tutti i secondi tempi, Eleonora? Aspetta. No, doveva riniziare ancora a Bergamo, o sì, se vogliamo citare qualcosa del passato, ad Atalanta, brava, esatto. Sì, perché l'Atalanta, gli altri erano tutti ripresi, ma non c'erano variazioni sostanziali. Se la tecnologia mi aiuta, posso dirti se hanno ripreso a giocare anche a Bergamo. Sì, però... ma comunque non è successo. Siamo in loading qui proprio. Sei in loading, benissimo. Allora, visto che siamo in loading, Gemma, ecco, io direi che siamo in loading. Andiamo in pubblicità, ci vediamo tra pochissimo perché abbiamo ancora una sorpresa grazie ai nostri amici e amiche modelle. Poi parleremo naturalmente con tutti gli ospiti, ancora grande musica dal vivo e... Bergamo non riprendono a Bergamo. A Bergamo non riprendono. Non si sa il perché. Si vede che il tè è troppo caldo, allora stanno aspettando che si sfreddi, no? Per poterlo bere. Sono pigri. Guarda che abbiamo Sandro che è osservatore dell'Atalanta, non possiamo fare brutte figure, eh? No, ma io parlo sempre degli interisti, sai che se devo parlare male parlo male degli interisti, lo sai. Vabbè, ma gli spari sulla croce rossa, quindi... Si parla male dell'Inter, è troppo facile. Va bene, ci vediamo tra pochissimo.
Anno nuovo, elettrodomestici nuovi. Vich Megit Outlet. Tutti gli elettrodomestici e le cucine a prezzi shock. Un esempio? Asciugatrice Smeg top di gamma, classe A++, inverter 8 kg a 599 euro invece che 799 euro. E tante altre offerte shock. Solo da Vich Megit Outlet. Dovunque tu sia, un Pascià c'è. Pascià a Pordenone in via Galilei. Venite a provare la nostra pizza. Un impasto unico, prodotti di altissima qualità per una varietà di pizze incredibili. Una sala fumatori dove potrete anche mangiare. E tutte le partite in diretta su diversi megaschermi. Pascià a Zano Decimo. Giovane, divertente, allegro. Ogni domenica sera l'aperitivo lungo. Pascià San Vito al Tagliamento. Per vivere splendide serate con i DJ più e le migliori band. Pascià Casarsa. Con tutte le partite in diretta sui mega schermi e poi tutti i servizi, una splendida sala slot con le ultime VLT e i giochi più recenti e ottime specialità da gustare in compagnia, perché dovunque tu sia, un Pascià c'è. Ogni scherzo vale, ma solo a carnevale e solo alla plastica. La plastica, tutto per il carnevale. Costumi, costumi, costumi. In vendita per i bimbi e a noleggio per gli adulti. E poi tutti gli scherzi, i trucchi, le parrucche, i cappelli e tantissime novità per il vostro carnevale più divertente. La plastica, a San Vito al Tagliamento. La soluzione ideale per la ristorazione nella tua azienda. Al Buon Gustaio, servizio di pasti mensa giornalieri, sempre freschissimi, direttamente nella vostra azienda. Il servizio di coffee break, di lunch buffet per le riunioni o i meeting aziendali. E poi servizio buffet e catering per qualsiasi occasione o manifestazione. Al Buon Gustaio. Ora sei qui, parte di me. La mia vita adesso sarà più bella. Perché io non sarò più solo. Il giorno più importante. Paolo Miotto. Stile italiano. La cerimonia. Lo sposo. Gli invitati. Tante proposte per il tuo giorno più importante. Il tuo matrimonio. La ricercatezza e l'esclusività per il tuo total look nel giorno più importante. Paolo Miotto. Stile italiano. Il tuo abito da sposo. The feeling that I wanna feel. Oh, you got the feeling that I know is real, real. È la cerveseria! Squisite specialità, tanti tipi di birra per i gusti più esigenti. La cerveseria! Eccoci,
benvenuti signori, siamo ritornati. Non vi dico che cosa mi ha proposto il mio amico GP, sorvoliamo. E adesso io direi che sono pronte le nostre modelle, bellissime. Sì. Prima però ad Udine è uscito all'ottavo Gabriel Silva, sostituito da Evangelista, e poi... Grandi proteste. Grandi per proteste. Per un fallo di mano. Per un fallo di mano, però era in attacco alla Lazio, e Karnezis questa volta ci ha messo la pezza perché in un batter arrivati ha fatto una parata incredibile. Poi la palla è arrivata, mi sembra, la palla è arrivata sui piedi di Candreva, che invece ha tirato alto. Quindi l'Udinese si è salvata. Nel frattempo, Sandro, invece la Lazio ha preso il pallino del gioco in questo momento, vero? Purtroppo sì. Sta spingendo per chiudere il discorso della partita. Sì. Stanno veramente spingendo. L'Udinese non passa la metà campo, tornano a perdere palla, ma qua c'era un fallo. No, è rimessa per la Lazio, mi sembra di capire. Sì, rimessa per la Lazio. È un brutto avvio di secondo tempo, purtroppo, un brutto avvio di secondo tempo. Speriamo che qualcosa cambi. È entrato questo giovanissimo Evangelista, no, Sandro, che è un'altra scoperta dell'Udinese, si parla un gran bene di lui, però togliere un Gabriel Silva che... Bisogna vedere se c'erano problemi, non sappiamo se c'era un problema fisico, un problema tattico, da capire. Diciamo che Evangelista forse è un po' più offensivo rispetto a... spinge un po' di più. Sì, spinge un po' di più. Allora, dimmi Gemma. No, volevo dirti che evidentemente il karma ha voluto punire il povero Fabio Campagnol, mi dispiace veramente perché mi ha chiamato, vedi, non mi ha portato, mi ha tirato pacco, San Valentino, e purtroppo oggi non va granché bene, ma ci racconta lui come sta andando. E allora da Santa Croce per Vesna c'è Rismuzzane, prego Fabio. Allora, al di là del pacco che ho tirato alla Gemma, non mi aspettavo una strega che mi guardasse contro così. Detto questo, raddoppio del Vesna 2-0. Ah. E quello che devo dire è più Vesna che Charlie Smutane. Sì. Quindi una battuta d'arresto in questa domenica? Ma la pausa natalizia secondo me ci ha fatto più male che bene, nel senso a vedere i risultati della ripresa. Sì. E i ragazzi sembrano stanchi, forse hanno fatto troppo richiamo, questa è una scusa che adduco io, sì. Non so, Vesna è entrato in campo con quella di vincere, con più agonismo, le squadre sono pressoché speculari come valore in campo e come espressione di gioco, però freddezza e voglia di vincere c'è più da parte del Vesna che del Charlie Fontane. Certo. Nel frattempo, non so se sei al corrente, il Monfalcone sta vincendo 3-0 sul Torre. Sono al corrente, sì. Ecco. E quindi diciamo che i punti di distacco diventano 5. Diventano 5, metà girone di ritorno, bello da vedere, anche perché oggi c'è una partita bella da vedere. Sì. Non sono le solite partite, insomma, che... magari si vedono tra le prime della classe e le ultime, però niente, cosa volete che vi dica? No, assolutamente niente, sei in collegamento, quindi appunto ci stai raccontando le cose. Va bene, allora speriamo nel prossimo collegamento che tu ci dia un altro tipo di risultato, no? Magari almeno un gol. Ricordiamoci che io sempre tengo il telefono con la destra o la sinistra libera. Assolutamente, su questo non c'è dubbio. Perfetto. Grazie Giovanni. Grazie Fabio, grazie. E allora, Gemma. Sì, c'è anche un altro aggiornamento da parte del nostro special inviato Marco che dice: termine partita, Triestina Belluno 2-2. Bacio a Gemma, grazie Marco. Un bacio anche a te. Allora, prima partita che termina in Serie D, tra poco naturalmente vi daremo tutti i finali della Serie D, ricordiamo che le partite sono cominciate alle 14.30 in Serie D, non alle 15, l'Eccellenza invece alle 15 in contemporanea con la Serie A. Dunque, abbiamo la seconda sorpresa di questo pomeriggio, allora se i nostri maestri si vogliono accompagnare, vediamo le splendide che sono, le presenti tu? Certo, sono Sara Dalmas, sì, e Giada Cousin. Cousin, perfetto, vai maestro!
nostri amici li facciamo vedere subito anche loro. Li presenti tu come sempre. Sì, che onore. Allora, Nicola Beltrame e Momini Iego. Perfetto, prego maestri. Dell'intimo di San Giovanni di Casarsa. E allora con questo bel quadro io direi proprio di far vedere. Di far vedere cosa? C'è un aggiornamento, non so neanche dirtelo perché tanto ormai UFM Monfalcone Torre 4-0. 4-0, benissimo. Anch'io da qua dietro avrei un aggiornamento. Sei proprio in una posizione tattica, sono, tu, sono, no? Sono in una mala posizione, sfortuna, non mi vedete. Sfortuna Eleonora, sei proprio sfortunata là dietro tu. Se ben, però volevo dirvi che ancora Luca Toni va in rete per l'Hellas Verona, quindi accorcia le distanze, quindi la situazione a Genova è Genoa 3 e la Verona 2. Benissimo, non smette mai di stupire questo Luca Toni. Allora, se vediamo il filmato dalla nostra amica di San Giovanni di Casarsa, naturalmente adesso gli amici si vanno a cambiare, poi parleremo con loro per diciamo ancora 40 minuti, il tempo che appunto andiamo fino alla fine del programma. Regia, prego l'intimo. Eccoci signori, siamo ritornati. Ed ora cosa facciamo? Ed ora diciamo che ad Udine qualche minuto fa è uscito Bruno Sandro Fernandez per Guilherme. Sì. Quindi che cambio è? Una con Di Natale, si è fermato proprio all'ultimo momento, e un reclamo, un calcio di rigore per l'Udinese sul fallo sempre sul tocco di Natale. Domanda, c'era rigore? È sempre la stessa cosa, bisogna guardare i replay per essere certi, sicuri, perché da distanza è sempre difficile un po'. So che Totò ha protestato a lungo. Sì, che non è tipo lui, no? Da proteste così. No, non proteste in vano, è un tipo, sì, esatto, che non è un... si mette a protestare per sua natura. Vabbè, vediamo cosa succede, siamo al 19esimo, quindi mancano più o meno... Ammonito Candreva. No, sta spingendo Udinese, sta cercando almeno il pari. È un po' svegliata. Sì, specialmente con Totò. D'altra parte sì, se non... a parte che anche Terò sta giocando molto bene in questi ultimi periodi, no? Sì, una bella spalla. Una bella spalla, anche se a me, ti dico la verità, piace più Terò quando non c'è Totò. Forse ha più spazi, più campo. Sì, beh, è difficile giocare con Totò, perché Totò è un centratore, uno che si muove bene. Certo. Uno deve girare un po' la larga. Se ben che Totò, sì, che Terò sta facendo bene anche con il solo, a fisico, attenzione. Ecco, nell'azione dell'attacco dell'Udinese è una partita bene, poi invece il cross al centro, ma Berizza, questo giovane portiere della Lazio, esce proprio su Totò anticipandolo, ovviamente, perché di testa non è che sia proprio un marcantone. Non è il Toni. Ecco. Allora, stiamo aspettando di darvi i finali della Serie D, perché, o meglio, le partite dovrebbero essersi già tutte concluse, stiamo aspettando di avere i definitivi.
No, non ce l'abbiamo ancora. Allora, io direi una bella canzone perché aspettiamo così la Serie D, appunto, finale della Serie D. Ricordiamo che l'Eccellenza finisce come la Serie A, quindi c'è ancora più o meno 25 minuti. Prego, maestri. Allora, adesso vi facciamo ascoltare una mia canzone in lingua italiana. Sì. Anch'io ho i miei CD con me qua. Perfetto. Allora, Monster. Allora, c'è uno spot. Arrivo a prendere così lo facciamo vedere. Allora, abbiamo i Puoi Vivere del 2011. Allora, lo metto di qua, ecco. Quindi ce ne sono due addirittura. Sì, Dacci de Saquilis, quello invece contiene solo canzoni in lingua friulana. Sì. È arrivato secondo anche alle Target Enco nel 2013, nella sua categoria come complimenti. In lingua minoritaria, in dialetto. Perfetto. Quindi adesso ci canti? E Puoi Vivere, che è la title track, la canzone che dà il titolo al disco in italiano. Perfetto, perfetto. Thank you.
bella questa canzone, di cui hai fatto anche un video, mi sembra, di questa sì, canzone. Sì, ma questo l'ho fatto solo con delle fotografie, ho fatto io, fatte al Lago di Cavazzo, come si vede anche nella coppia qui. Ho capito. Sì, sì. Io ho visto un tuo bellissimo foto video. Diversi video poi, sì, sì. Io ho visto un tuo bellissimo video di qualche anno fa. Sì. Che eri in una casa bellissima. In una villa? In una villa, sì. Eravamo in una villa di Butrio. Sì. Era un video, si è girato nel 2010-2009. Sì. Tra Grado e Butrio. Sì, veramente. A me ricordava un po' Villa Manin, quelle particolarità. Noi eravamo in Villa Dragoni Flori a Butrio, abbiamo girato il video appunto a metà tra questa villa e a metà tra le vie di Grado. Io faccio la maleducata e mi interrompo perché ancora un gol a Genova, sì. Questa volta del Genoa con Bertolacci che segna quindi il 4-2 e c'è anche un altro gol di Guarin a Bergamo per l'Inter. Quindi? Quindi è 1-3 per l'Inter. Sandro, va male a Bergamo oggi? Sì, purtroppo sì. Ma male anche qua a Udine, ma anche a Bergamo. Male dappertutto, male dappertutto. Sai, ecco. L'Inter è imprevedibile, no? Non puoi sempre sperare che giochi male e che perda. L'Inter è una corazzata. Bergamo sta lottando per uscire dalla zona pericolosa. Ma oggi, insomma, così stando... Ecco, ricordiamo anche qua stiamo soffrendo. Sì, a Udine c'è stato Badu che aveva avuto un'occasione ben parata da Berisha, sì. Però sul ribaltamento di fronte... Numero di Basta sull'esterno, ha messa dentro, colpo sicuro, è stato all'ultimo momento difensore friulano. Sì, a controbattere l'attaccante della Lazio. Quindi la Lazio che comunque continua ad attaccare, non c'è diciamo questo predominio che si vedeva all'inizio del secondo tempo dell'Udinese, adesso la Lazio esce costantemente... dalla sua metà campo, sta attaccando anche, sta trovando, no Sandro, anche sì. Spazi abbastanza interessanti rispetto a prima, no? L'Udinese anche sta perché un po' l'Udinese si sta sbilanciando, esatto. In avanti per cercare il pari e il contropiede la Lazio sta spingendo. È entrato anche il nuovo talento, l'altro talento della Lazio, che è Eita, al sì. Posto di Candreva. Sì. E quindi speriamo, abbiamo ancora più o meno un quarto d'ora più il recupero, quindi c'è abbastanza tempo per riuscire almeno a pareggiare, perché sì. La situazione, se ci fate vedere Gemma, per cortesia, la classifica di Serie A naturalmente aggiornata alle partite giocate ieri, non abbiamo giocato in più, ecco, guardate dove è messa l'Udinese, di buono c'è che il Verona e l'Atalanta stanno perdendo, no? Sì. L'Empoli ha solo pareggiato a Milano, però voglio dire 28 e 24 si sta accorciando, si sta accorciando, Sandro, sta accorciando la classifica, sì. Si sta veramente accorciando, diventa veramente problematica, anche perché come si parlava al telefono io e te ieri, l'Udinese non è più abituata a destreggiarsi, no? nel fango sì. Della retrocessione, ci vogliono altre capacità, carattere, voglia, cattiveria per uscire poi dalla zona, non basta il talento. Forse non ha neanche gli uomini adatti, no? Chissà, dobbiamo metterli all'opera. No, sono più talentuosi, più tecnici che... Sì, non sono mastini, no? No, che ringhiano, voglio dire, a Udine, non ci sono quelli. Quelli che ci sono rotti, vedi Pinzi, no? Ci manca il Pinzi, il guerriero. E il carattere, no? Sì. Quello che dà carattere, non solamente perché c'è lui proprio stando in campo dà carattere, pensa a tutti gli altri 10. Sì, no? Sono una persona di spogliatoio, di gruppo, uno che tiene... Sì. Va bene, allora vediamo dalla Serie D se posso darvi i finali, Serie D qualcuna è finita, qualcuna no, stiamo aspettando... dovrebbe essere tutto a posto, allora comunque ritorniamo a dare anche più tardi. Gemma, hai qualcosa da dirci? C'è un aggiornamento per l'eccellenza, Manzanese-Gemonese 1-0. Purtroppo per i nostri amici di Gemona quest'anno butta proprio male. Vanno a perdere, stanno perdendo anche a Manzano, nulla togliere gli amici di Manzano, però purtroppo per la Gemonese, che io ho visto giocare a Carlino Cosini Muzzane, giocano anche bene, ma proprio si vede che non ne hanno. Allora andiamo a vedere, come dicevo, i finali della Serie D. Arzichiampo Giorgione 0-0, Fontanafredda Clodiense 0-0, Mezzo Corona Bianco Scudati Padova 1-4, Montebelluna Crassare Peng 2-1, Mori Santo Stefano Dro 2-1, Tamai Legnago 1-1, Triestina Belluno 2-2, Union Pro Sacilese 1-1 ed è terminata. Attenzione, cosa è successo? Sandro? L'Udinese vicino al gol, più o meno, mischia. Ma fallo sul portiere, no? Ecco, vediamo il replay. Vediamo Badu che dà la palla dentro, portiere para, si avventa Totò. È stato anticipato sì. Tra portiere e difensore. Peccato, qua c'era un fallo di mano di Guilherme. No? Adesso entra la fotocopia di Muriel, come ti dicevo al telefono, guardalo, Aguirre. Questo
attaccante che l'Udinese ha dato ad Empoli. Ricordiamo che ad Empoli non ha mai giocato, è rientrato all'Udine a gennaio, eccolo, guarda, come Muriel. Poi viene, sì, fuori la polemica. Ma viene fuori Muriel... la pancia, come fa un giocatore di Serie A a giocare con la pancia? Ma Muriel, io posso avere la pancia a 45 anni. Muriel sensibile, se l'era presa male per il convinto. Ma di voglio dire, adesso io non voglio fare polemica, ma l'avete visto entrare quando ha fatto il primo piano? C'è un giocatore di Serie A con la pancia, Sandro. Ed entra in campo. Speriamo che abbia altre doti, talento, eccetera, perché veramente sì. A 19 anni poi, voglio dire, no? Dice, stessa, vabbè, la stessa cosa che... José Altafini, se ti ricordi, quando entrava alle fine delle partite, faceva il suo golletto in 5 gol. C'era Palanca, Catanzaro. Palanca, bravo, sì. Anche se va già Dudine quando è arrivato, ti ricordi? Sì. Ha munito Cataldi, intanto. Che... Cataldi della Lazio. No, vedi, mi ero già imbufolito io domenica scorsa, quando l'ho visto entrare a Napoli, che non serviva a farlo entrare, no? Io penso che una settimana farà un po' di dieta. Ah, ma no, scusami, c'era Valentino, San Valentino e il giovedì grasso. Comunque, comunque se io cambio discorso. Sì, cambia. Perché tu ti infervori troppo. Ma non posso vedere un giocatore di Serie A che quando entra... Lascia stare che è dell'Udinese, okay, che entra in campo e ha la pancia a 19 anni, sono atleti. Ma ti do ragione, però un giocatore che io mi sto ancora chiedendo perché ha quel codino, Palacio, intanto ha fatto il quarto gol per l'Inter. Quindi proprio... A Bergamo hanno, è andata. D'altra parte, se come possiamo immaginare, l'Atalanta sta cercando, no, di recuperare, l'Inter in contropiede, si sa che ha giocato, scusami, le ripartenze dell'Inter, perché non è più contropiede, sono ripartenze, e sono molto, molto ficcanti, anche perché il nuovo tecnico dell'Inter, ovvero sia Mancini, era maestro, no, nel fare partire i contropiedi, ricordiamo la coppia Mancini-Viali nella grande Sampdoria. Dunque, allora, stanno per finire anche le partite in eccellenza. Andiamo a darvi un velocissimo riepilogo quando siamo più o meno al come Serie A, cioè al 33esimo. Allora, giocata ieri Lumignano 3esimo 1-0, questo pomeriggio Chionso Oltre 0-0, Cordenoso Virtus Corno 1-1, Manzanese Gemonese 1-0, San Vitese Zaule 0-1, Tolmezzo ISM Gradisca 0-0, Monfalcone Torre 4-0 e Vesna Charlie Smulzane 2-0. Naturalmente stiamo aspettando le fine delle partite e vi daremo tra poco anche di nuovo quello che è successo in Serie D, ovvero sia i finali, perché non ci stanno ancora dando i finali definitivi, a parte qualche partita che si è conclusa grazie ai nostri inviati. Ma per il resto, le altre che appunto non seguiamo noi direttamente, sono ancora, diciamo così, in attesa di conferme, ecco, che arrivano adesso. Allora, tra poco vi daremo di nuovo tutti i risultati della Serie D. Bene, quindi in Serie A facciamo un riepilogo anche della Serie A. Facciamo un veloce riepilogo della Serie A. Allora, Atalanta-Inter 1-4, Genoa-Hellas Verona 4-2, Roma-Parma 0-0, Torino-Cagliari 1-1, Udinese-Lazio 0-1. Bene, questa dunque è la Serie A. E allora parliamo un po' con i nostri amici che abbiamo invitato qua, ad esempio Sara, ma allora, tu mi hai detto, ci siamo già visti prima quando sei arrivata. Io, siccome sono un vecchio e anche rimbambito, sinceramente non mi ricordavo di te. Allora, tu, vabbè, fai la modella per passione, per gioco, sì, per lavoro, per passione. Io so che hai lavorato, hai partecipato anche a Miss Italia, se vediamo anche delle foto, che naturalmente ti ho saccheggiato il profilo Facebook, come facciamo sempre. Ecco, qua eri a Miss Paese in Festa, sì, ma in realtà stai studiando per... E scienze della comunicazione. Per bellissimo appunto... settore, complimenti. Okay. Mi prendevano in giro, ma ok. Comunque sì, mi piacerebbe diventare giornalista, ecco. Ti piacerebbe diventare giornalista? Sì. Quindi non tecnico, proprio giornalista? No, sì, sì. Ecco, e so che sei venuto anche da noi a Pordenone, però, no? Sì, e faccio stage là appunto, appunto più che altro dietro le quinte, e dico le previsioni del meteo e sì. Aiuto un po' in regia. È in corso lo stage? Sì, sì, lo stage, scusa, si dice stage. Sì. Allora, visto che non ci stanno ascoltando, cosa ne pensi di quella banda di matti di Pordenone? Ma no, sono simpatici. Io mi diverto tantissimo. Sì? Mi trovo benissimo, sì. Ecco. E il direttore Gigi? Anche, molto simpatico. Sì, a parte ogni tanto uno che si infervora, no? Ma d'altra parte ha quel bel... Ma anche ragione, sì, sì, questo è vero. E qua infatti vediamo delle bellissime foto fatte tra parentesi da Renzo Daneluzzi, ovvero sia profili di Pordenone, che ringrazio, perché grazie a lui che facciamo sempre queste cose. Ecco qua la tua partecipazione a Miss Italia, raccontaci com'è andata. È stata un'esperienza stupenda, sembra un modo di dire, però veramente è stata una cosa... Lo ricorderò davvero per sempre, perché sono stati
4 giorni anche insieme a Giada, appunto. Sì. Bellissimi. Lo sognavo da tanto, quindi è stato proprio un sogno diventato realtà. Ma quindi sì, siete andati in finale? Alle prefinali a Jesolo. Bene, bene. Ma tu sei giovanissima. Hai ho 20 anni. Hai 20 anni, hai ancora altre ambizioni in questo settore oppure per ora? Per ora sì, così, modella. Mi piacerebbe, anni fa recitavo anche, ho fatto un corso di teatro, però appunto adesso con l'università non ho praticamente non riesci, tempo. Comunque mi piacerebbe anche riuscire a conciliare una carriera di attrice. Diciamo. Non si sa mai, mai dire non mai. Si sa mai, esatto. Anche perché, voglio dire, dai diversi sbocchi, poi se fai questo tipo di università, no, chiaramente sì, recitare non è fare giornalista, però è sempre comunque stare davanti alla esatto, gente, no? Esatto. Ecco, e quindi hai idea magari più avanti di fare qualche corso di teatro oppure? Sì, penso di sì, magari quando finisco l'università che mi laureo, almeno una piccola laurea. E quando ti manca? Sì, sono al secondo anno, quindi magari nel frattempo qualche stage, qualcosa. Certo. Dai, ancora un annetto, poi vedremo. Vedremo la tua laurea, vedremo. Ecco, invitaci. Eva si autoinvita sempre dove c'è da far festa. Chiaro, soprattutto dove c'è da bere e da mangiare, no? Da mangiare soprattutto. Da mangiare soprattutto, ecco. A proposito, se c'è qualcuno che ha qualche salame che ancora avanza, se ce lo porta lo qua. Suona bene. È lei che ci ha detto lui, che le piace il salame, non ho detto io. Se ce lo porta per cortesia, perché siamo arrivati qua che no, lei aveva fame. Mi arriva la carne, però. Sì. No, quella volta che c'era il salame l'hai detto tu, non l'ho detto io, eh. Sì, mi hai chiesto di scegliere fra il salame e i pasticcini, io ti ho detto salame. Il salame, però. Chiaro, che discorsi, no? Bene, complimenti, sei uno spettacolo. Grazie. Sì. Lui riesce sempre a mettermi in imbarazzo, ecco. È l'unica persona che riesce a mettermi in imbarazzo, ecco. È pazzesco. Lo pagano per questo. Invece io sono molto preoccupato perché Gemma non sta rompendo i maroni. Cosa succede in regia? No, adesso non succede niente. State a livello calcistico. State festeggiando San Valentino in ritardo, tu Enrico? No. No? Non è il caso, no? Visto che credo sia fidanzato. Io festeggio San Faustino, ma lui... Cioè allora, adesso, tra Fabio Campagnolo e Enrico... Io vorrei ricordarti che siamo nel 2015, quindi sì, voglio dire. Ha detto che è single. Vedi? Ma appunto, quindi festeggiamo San Faustino. Mi aggiungo single. Anche alla lista. Guarda, non ho capito... Quindi, cioè, ma dobbiamo crederle con questi occhietti qua? Cosa ha detto, scusa? Che anche lei è single. No, sì. Ha detto mi aggiungo alla lista. Che si aggiunge alla lista. Ed single. È vero. Sì. Per ora sì. Io guarda. Sì, ma questo sia colpa dei maschietti che trovi in giro oggi, vero Eva? Giustamente. Vedi che lei mi capisce. La leggo nel pensiero. Ad esempio, Nicola, secondo te è giusto che una ragazza come Eva sia ancora single? Oddio, sono scelte comuni o no? Dipende. Tu sei single? Sono scelte di Eva. Ecco, degli e tu perché sei single, ad esempio? Sono scelte. Per determinati fattori che hanno portato a questa scelta. Ah, quindi non eri single, lo sei diventato? Esatto. Ah, ok. Però andavo bel po' ormai. Ah sì, cioè? 9 mesi, 10. 10 mesi, sì. Ho capito. E come mai è successo questo? Sei tu che è colpa tua, colpa sua, colpa di tutti e due? Non si andava d'accordo allora. Ah, ho capito, non si andava d'accordo. È andata così. Ecco. E cosa dici di Eva? Ma dai! Ma vuoi che organizziamo una puntata, ragazza, del gioco delle coppie? Lo ricordi? Della serie Appuntamento in diretta. Se no, si potrebbe fare un gioco che sicuramente io e Sandro facevamo, quello della bottiglia. Che è ancora più divertente. Le bottiglie non mancano. È che qua non gira bene sull'erba, no? Ma tu sei troppo giovane, non sai cos'era il gioco della bottiglia. No. E allora? Sì, non è che. Non tu, lei. No, tu. Ma no, io non sono giovane, va bene. No, nel senso che tu lo puoi conoscere, che lei adesso è tutta tecnologia. Scusa, ma è come il Monopoli, è un gioco che conoscono tutti, il gioco della bottiglia. Dai, GP. Grazie, Gemma. Ma tu lo conosci, il gioco della bottiglia? Lo conosco, da osservatrice, però non ho mai partecipato. Perché non hai mai partecipato? Perché io voglio scegliere, non voglio che mi capiti. La stiamo buttando sul filosofico. Allora, visto dire. Che facciamo filosofia, sentiamo invece buona musica, in attesa che finiscano le partite in Serie A, siamo al 40esimo e più naturalmente recupero, è molto molto dura. Cosa ci cantate, signori maestri? Vi farei un altro pezzo strumentale, se vi va bene. Assolutamente, decidete voi. Ed è uno standard del repertorio fingerpicking per chitarra acustica. Sì, sì.
complimenti. Grazie. Nel frattempo Sandra Udine non si sblocca niente. No, non si blocca niente, sta diventando abbastanza nervosa. Grandi mischie, no? Mi sembra. Fioccano munizioni, perché la Lazio ovviamente rompe un po' anche il gioco, perché poi portare a casa il bottino. Ah, il doppio mento, Sandro. È come me, al doppio mento. Solo che io sono qua, non sono allo stadio Friuli. Abbiamo capito che non ti sta simpatico, vabbè. Sì, ma poi ogni volta che entra lo massacri. No, ma è inutile, no? Cosa ha fatto fino adesso, da quando è entrato, Sandro? No, poco. Poco, cambiando Terò, non è che si è migliorato il gioco. Terò era un giocatore che stava dando qualcosa in più. Però ha fatto arrabbiare te, Gigi. Questa 2 su 2, già domenica scorsa e anche questa domenica. 2 su 2 è riuscito a fare. La Lazio sta attaccando, perso. Niente. Oramai la Lazio penso, Sandro, che sia lì per rompere il gioco, perché siamo a un minuto dalla fine, no, più recupero, no? Non si sbilancia niente. E la situazione comincia a diventare problematica adesso, no? Ripetiamo che dietro a noi, dietro l'Udinese, sono tutte ferme, a parte l'Empoli che ha preso un punto, ha pareggiato a Milano, ma ci va di lusso perché il Verona ha perso, l'Atalanta ha perso, oramai ha perso, 4-1 e 4-2 stanno perdendo. Quinto gol del Genova. Porca miseria. Genoa a Genova. Che massacro. Quindi siamo 5-2, partite tutte da over oggi, tutte over 3,5, gol di Perotti. Perotti. Gemma. Anche in eccellenza è successo qualcosina durante proprio la canzone. Allora, Cordenons Virtus Corno 2-1, quindi secondo gol per il Cordenons. Manzanese Gemonese 1-1, quindi il Gemonese ha pareggiato. Bene. E infine Tolmezzo ISM Gradisca, che erano 0-0, ha segnato ISM Gradisca, quindi 0-1. Chi ha segnato? Ha segnato l'ISM Gradisca. No, che bello. Allora, vogliamo vedere tutte le papere che hai fatto tu in trasmissione? Facciamo 4 minuti di recupero oggi a Udine. 4 minuti di recupero a Udine. Vabbè, vediamo cosa succede in questi 4 minuti. Nel frattempo, io so che tu volevi chiedere qualcosa a un bel ragazzo. No, in realtà volevo fare domande ai nostri modelli. Ecco, prego. Subito. Allora, volevo sapere da quanto tempo vi siete approcciati a questo mondo, come avete iniziato, quali sono i vostri progetti per il futuro, appunto. Chi comincia? Momini, che è là. Quindi, se magari... perché Momini poi ha fatto dei bellissimi scatti proprio da Renzo, da Neluzzi, no? Da profili. Cosa succede, Sandro? Un attimo. Lazio stava rischiando di fare il raddoppio, sono trovati 3-1. Non felicissimo il Parò, no? No, no. Molto, ecco, stiamo vedendo, situazione di 3-1. Sì. E non la sfruttano, è incredibile. No, siamo stati fortunati. Bene. Ecco, Momini, dicevo, tu fai il modello di professione o così un passatempo? Un passatempo anche magari non ci si mai nella vita. Cosa può succedere, no? E nel frattempo studi? O lavoro. Lavori? Che lavoro fai? Cosa fai? Faccio impianto frigorifero. Ah, impianti frigoriferi, quindi c'è tanto lavoro in questo momento, o sentite anche voi la crisi? C'è tanto lavoro, bene. Dicevo che hai fatto dei bei servizi da con Renzo, no? Come ci si trova a lavorare? Ecco, questo penso che sia uno di quegli scatti, no? Non sbaglio? Con Renzo questo. Come ti trovi a lavorare con Renzo? Tanto non ci sente. Bene, ci divertiamo sempre, Una persona molto divertente, no, Renzi? Eva, hai qualche particolarità da chiedere a Momini? Ecco, qua parliamo, ecco, questa è la foto di te, no? Sì. E questo sei sentito a tuo agio a spogliarti? Come ti sei trovato a fare lo shooting? Le domande private sulla vostra serata di San Valentino dopo. Ma tu eri con lei? Oggi ce l'avete con me, ragazzi, io devo capire una cosa. No, perché dobbiamo capire con chi era Eva, no? Allora, tanto lo chiediamo a Momini, tu eri qua a Udine ieri sera? No. Dove hai passato San Valentino? E già lo escludiamo. A Loppium, dal nostro amico Samuele. Che e Eva dov'era ieri? Chi? Eva. Era a lavorare al Morenita, poi però abbiamo perso le sue tracce quando è tornata a casa, hai capito? Perché lei dice che è andata a dormire, sicuramente è andata a letto, poi bisogna vedere se è andata a dormire, chiaramente, no? Magari soffre di insonnia e noi ci preoccupiamo per lei. Nicola, tu dove eri ieri sera, ad esempio? Io ero in discoteca ieri sera. Dove, in particolare? A Udine, qui. A Udine. A vedere Max Felicitas.
purtroppo sì. No, nel frattempo vediamo anche le foto di Nicola che sono molto belle. Perché purtroppo sì? No, scherzavo, è simpatico. Lo conosci lui? Che lui di cosa? Di vista. Ah, di vista. Sì, sì, sì. Ecco, invece anche qua, anche tu fai hai fatto un servizio, no? O dei servizi con Renzo. Sì, con Renzo. Ecco, come ti trovi a lavorare con Renzo? Va bene, mi diverto, è alla mano, è simpatico. Certo. Ma stesse ovviamente per cercare di capire, ma questo fatto di fare il modello lo fai così per divertimento o pensi che possa diventare? Sì, perché mi piace la moda. E come hai iniziato? Cioè, come ti sei approcciato? Hai fatto dei concorsi oppure ti hanno contattato? No, io lavoro già in un'azienda di moda, quindi mi piace questa cosa e cercavo. E... Ah, quindi non è stata una cosa casuale? Sì, per un certo senso sì. Ma diciamo che mi è sempre piaciuto questo settore, quindi... Ma diciamo che proprio, hai preso il tuo ruolo perché sei alto, bello, no? Prestante, hai un bellissimo sorriso. Poi mi diceva la Gemma che hai un bellissimo sorriso, vero Gemma? Parlavo io e Enrico, commentiamo sempre tutto quanto, guarda dietro e ho detto guarda che bel sorriso d'Urban, se mi fa cosa scusa? Ho dovuto spiegargli anche la battuta. Oggi sono in compresa. Finita Udine. Sorriso. Ecco, finita Udine. Allora, Sandro. Cosa possiamo dire? Senza parole ti vedo. Ah, perché la Lazio, a parte il calcio di rigore, non è che abbia fatto cose in più in quel momento lì. Noi non siamo riusciti in qualche occasione a buttarla dentro. Il calcio è questo. Poteva essere 1-0-0 o 1-1, tranquillamente. Invece adesso si mette anche noi in gioco. E questo è molto grave, no? Secondo me. Cioè diventa, secondo me, molto difficile adesso, no? Cominciano le partite più difficili. Adesso ricordiamo che l'Udinese dovrà affrontare, aiutami, dunque, deve sicuramente affrontare il Milan, l'Inter. Nella stessa settimana, per giunta. Nella stessa settimana. Comincia a diventare difficile. È difficile, sì. Anche perché l'Inter, vabbè, oggi ha dato non un segnale, ma proprio uno squillo di risveglio pazzesco. Già due partite che fa. Sì. Dunque l'Inter la affrontiamo al Friuli, mentre il Milan... No, tutte e due in casa. Tutte e due in casa l'abbiamo. Prima esatto. Il Milan, poi in infrasettimanale contro l'Inter. Benissimo. Però ora di aprile, dai, siamo ottimisti. Ora di fine aprile. Il Milan è arrabbiato, l'Inter sta facendo risultati, quindi vogliono continuare perché per loro è predominante tornare in Europa. Sì. Anche perché con Mancini in panchina, no? E con i soldi soprattutto che hanno... investito, o meglio investiranno giugno, no? Perché adesso hanno preso tutti i prestiti, esatto, eccetera, poi quando dovranno riscattarli, non arrivando la Champions League che porta una valanga di milioni di euro, diventa anche difficile tenere in piedi la baracca, no? È finita anche a Genova e anche a Torino. Quindi Genova, Hellas Verona 5-2, sì. Torino Cagliari 1-1. Bene, per il nostro gioco quindi Udinese Lazio 0-1, il segno giusto era il 2. E sì, Torino Cagliari. Torino Cagliari 1-1. Ah no, X. E quindi X. Quindi chi ha giocato 2X si porta a casa le 6 bottiglie. Qualcuno qua ha giocato? No. No. Lei ha fatto X1. X1, ecco. Vabbè, nessuno ha vinto. Allora, Giada Cusin, tu sei già venuta qua da noi, tu hai partecipato a delle belle cose, soprattutto raccontaci, che è stata bella, la zia che ci favorisce il filmato, quella trasmissione su Rai 2. Sì, ha detto fatto. Sì. Ho partecipato l'anno scorso come modella ed è stata una bella esperienza perché era la prima volta che entravo in uno studio così importante e così grande. A Milano, ricordiamo. Sì, a Milano. Sì. E praticamente mi hanno fatto una conciatura molto bella e ho dovuto sfilare un vestito di vestiste. Ecco, la regia, giustamente adesso Enrico è rimasto da solo perché la Gemma si fa gli affari sul telefono e manda invece fuori che tu fai anche l'animatrice. Sì, durante la stagione estiva faccio l'animatrice da quando ero in seconda superiore praticamente. E mi diverto moltissimo, qua è uno spettacolo dell'anno scorso e quello è il mio broso pure. Sì, sì. E insomma, un lavoro che mi piace perché posso stare con le persone e posso divertirmi allo stesso tempo. Sì. E poi la cosa bella è appunto gli spettacoli alla sera perché si può recitare e ci si diverte un sacco. E poi c'è anche un sacco di gente lì, no? Sì, 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 c'era tutta la platea piena. Però avete i sottotitoli perché lì al camping c'è un sacco di stranieri, no? Sì. Ma voi recitate in italiano? Mettono i sottotitoli? No, alcuni spettacoli dobbiamo recitarli in inglese. Ah sì? O se no c'erano praticamente dei sketch muti. Certo. Se si riusciva a capire comunque in qualsiasi lingua. Certo. Qua ero a detto fatto, l'anno scorso.
E come sono gli studi della RAI, ad esempio, di lavoro? Molto bello, molto grande, sì, anche i camerini, molto belli, avevo un camerino tutto mio, ed è stata veramente un'esperienza bellissima. E poi qualche giorno dopo ho partecipato a un'altra trasmissione, mi avevano chiamato, sì. Alla 5, a Che Trucco. Che più o meno è simile a questa, sì, come più o meno, trasmissione. Sì, più o meno, cioè è più che altro incentrato sul trucco, sì. Appunto, Che Trucco. E praticamente c'è un truccatore che ti trucca a metà viso e tu dopo devi ricopiare l'altra parte. Ah, simpatico. Sì. E tu ce l'hai fatta? Sì, sì, dai, ce l'ho fatta abbastanza. No, quello è stato bello perché era una puntata di più o meno di 20 minuti e mezz'ora ed era tutto dedicato a me. Sì. Quindi è stato veramente bello. Bene. Allora, io direi, Filippi, prego, scusa, prego. Possiamo dare i finali della Serie A, che prego. È finita su tutti i campi? Riepiloghiamo la Serie A, prego. Riepiloghiamo la Serie A. Vuoi che ti riepilogo anche ieri? Diciamo tutta la... Tutto quanto, esattamente. Sì. Sassuolo-Fiorentina, giocata ieri, 1-3. In anticipo era anche Palermo-Napoli, finita invece 3-1. La sfida dell'ora di pranzo Milan-Empoli è finita 1-1, mentre... Le sfide di oggi alle 3, che si sono concluse orora, era Atalanta-Inter 1-4, Genoa-Hellas-Verona 5-2, Roma-Parma 0-0, Torino-Cagliari 1-1, Udinese-Lazio 0-1. Mancano da giocare stasera Chievo-Verona-Sampdoria, oggi pomeriggio scusate alle 6, e stasera in posticipo Cesena-Juventus. Quindi bisogna sperare, Sandro, che la Sampdoria ci faccia un favore, batta il Chievo. Tenga sotto. Non penso che la Juve abbia grandi problemi a Cesena, no? Anche se nel calcio non si può mai dire. Palla rotonda. Anche perché Di Carlo poi ha fatto già qualche scherzetto alla Juve, sia da giocatore che da allenatore. Sì, 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 sì. Me lo leggevo in questi giorni. Ti aggiungo che l'Ajax sta perdendo col Twente in casa. Proprio ti va malissimo oggi. Oggi non è giornata. Ecco, non è colpa mia, No, lo voglio specificare perché ero al telefono prima con Fabio Campagnolo e ho detto guarda, non è colpa mia perché ha segnato il terzo gol, il Vesna. E di conseguenza gli ho detto, ma fa, non lo so se crederti o no perché non sei su Facebook, non t'ho mai vista, però gli ho detto no, il fatto che GP mi chiami Fata Morgana non c'entra niente. Ho fatto chiaro, Amelia. Ecco, benissimo. Sì, diciamole tutte. No, era solo per specificare che non era colpa mia. Comunque oggi è andata così, pazienza, andrà meglio settimana prossima. Certo, allora, non so se abbiamo già, se hai già i definitivi dell'eccellenza. Beh, comunque ricapitoliamo perché in questo momento stiamo aspettando, appunto, appena segnato anche appena segnato il Vesna, si stanno concludendo le partite anche in eccellenza, andiamo a vedere quelli che sono i risultati che abbiamo in nostro possesso fino ad ora. Chions Oltre 0-0, Cordenose Virtus Corno 2-1, Manzanese Gemonese 1-1, San Vitese Zaule 0-1, Tolmezzo ISM Gradisca 0-1, Monfalcone Torre 4-0. E come ci ha detto Gemma, Vesna, Charlie Smuzzane 3-0. La Serie D invece, Arzichiampo Giorgione 0-0, Fontana Fredda Claudiense 0-0, Mezzo Corona Bianco Scudati 1-4, Montebelluna Crassere Peng 2-1, Mori Santo Stefano Dro 2-1, Tamai Legnago 1-1, Triestina Belluno 2-2, Union Prosa Cilese 1-1 e La Fenadora Alto Vicentino, attenzione, 1-1. Vedete, ecco, questo l'avevamo sbagliato, quindi in Serie D i Bianco Scudati continuano ad allungare sull'Alto Vicentino che al momento, quindi, dopo questa giornata di campionato che è la 22esima, i biancoscudati danno ben 7 punti all'Alto Vicentino, mentre invece nelle posizioni appunto dietro il biancoscudati nulla cambia, proprio perché sia l'Alto Vicentino che il Belluno che la Sacilese hanno pareggiato e quindi prendono un punto a testa e le distanze rimangono identiche. Oh, dunque, mancano pochissimi minuti alla chiusura della trasmissione, ci fate una mini song, un paio di minuti? Così facevo per divertirci aspettando appunto la conferma di tutti i risultati dell'eccellenza. È bello prendere così di sprovvista gli ospiti, no? È proprio divertente.
ringraziare tutti gli ospiti, in particolare voglio ringraziare Sandro Cecchini, osservatore della Atalanta dell'Ajax. 10 secondi in chiosa, in chiusura, cosa devono fare a Udine adesso? A Udine devono lavorare, tirare fuori un po' la grinta. E il campionato d'altronde della Serie A non è così facile, gli equilibri e le, diciamo, distanze tra le squadre non ce n'è, no? Certo. A parte la Juve che viaggia per conto suo, il resto può giocare, puoi vincere, puoi perdere con tutte le squadre. Certo, perfetto. Naturalmente ringrazio tutti gli altri ospiti, ringrazio l'amica, le amiche dell'intimo di San Giovanni di Casarsa per questi belli spot moda che ci hanno portato, ci hanno fatto vedere i nostri amici modelli e modelle, grazie sempre al nostro amico Renzo Danneluzzi, il Profili di Pordenone. Ringraziamo i nostri amici musicisti, grazie a Eleonora Mazzari, grazie a questa bambolina qua che è Eva Cristaldo. Gemma, non ti ringrazio perché mi devi portare a casa, grazie a Maurizio. No, scusa, bambolina io adesso, perché appunto ho le chiavi dell'auto. Decidi, fatta Morgana, a me gli ho fatto chi era, queste tre sei tu, decidi tu. Poi Angelo Nero, no? Angelo Nero no, dai. Vai a casa a piedi, trovati un passaggio. Voglio ringraziare Elena Mauro che non abbiamo avuto tempo di darti spazio, quindi sei obbligata a tornare perché avevo preparato un sacco di foto. Foto, grazie a Maurizio, grazie a Enrico, grazie a Big Bamboo che è a Pordenone e a cui diamo la linea. Ciao a tutti e a domenica prossima, grazie, ciao.